Dal Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Fest, la seconda dose. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. Caffè Motta, facile farlo buono. Validoso, semplicemente prodigioso. E te, insieme a te. Gruppo Center, al tuo fianco dal 1976. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Il Ruspante, passione per la qualità. Alba Detergenti, nato per il bucato, ideale per tutta la casa. Picano Rent, noleggio auto, moto e furgoni. Doha, Denim Industry. TechMade, sempre un passo avanti. Cambialabolletta.it. SEA 2.0, sicurezza ambientale. Dal Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppy Night Fest, la seconda dose. Signori, benvenuti al Peppy Night. Sta entrando colui che vi farà fare un pieno di risate. Ladies and gentlemen, Peppe Iodice! Buonasera! Buonasera! Il pubblico del Peppy Night! Vi presento colui che fino a ieri sera era lo speaker prima in classifica, ma all'improvviso è diventato terzo. E che brutta caruto! Daniele Decibel Bellini! A questo punto avrei dovuto presentarvi il mio schiavo, il mio subalterno, che purtroppo è venuto a mancare ieri. Francesco Massandrea non è più con noi. Ha resistito due anni schivando chiunque, mettendosi tripla mascherina, e poi come un pesce è caduto nelle grinfie del Covid in un momento in cui non lo prende più nessuno. Diciamocelo, pare o frat Rocazza. Allora, era doveroso dirlo. Guardate il bollettino, mi mandate il bollettino della regione Campania di ieri. Me lo mandate? Canale 21, la solita televisione e merda, diciamo. Guardate, coronavirus, situazione in Campania, 35.487, Solis, guardate là, quella faccia terrorizzata. Ce l'abbiamo il collegamento? Il signor Fish. Ci sa? Eccolo là. Il fu Francesco Massandrea. Francesco, tra l'altro lui è anche il regista teatrale di questa trasmissione, quindi diciamo una tarandella enorme. Non sappiamo se bella e buona un burrito, non sentite più niente, e coppa me. Allora, no, non c'entro niente io. Allora, ma dove che frisca è tuo smashing? Fatto un tampone, un bruo, ti metto male. Cancella la linea. Allora, stanno già arrivando i messaggi dei miei amici. Allora, ma che ce ne fai? Stiamo cattivi in diretta, ce ne fai un bagno tuo. Perché? Perché tu hai fatto il requiem e stanno già arrivando i messaggi, ma tutto a posto, ma stai bene, tutto ok, grazie. Però ancora più irritante che si vive. Scusami, a questo punto era meglio che ti arricettava, allora uno ci metteva l'anima in bacio, c'è molto definitivamente, e non lo faccio. Invece di me che frisca è tuo! Per fortuna ho preso una forma molto blanda, ho un po' di fastidi influenzali, ma ti sostanzialmente naso, sto bene, scusa, sono stato fortunato. Un pochettino mi ciuculea un po' in ganna, come diresti tu. Allora, Massandrea, noi non ti assicuriamo niente, io ho già trovato un sostituto... Che insomma è un livello 12, mediocre,
Ma come ti permetti? Sì, sì, scusami. Sì. Allora, te lo posso presentare qui in diretta? Il tuo sostituto certo, naturale. Allora, siamo sempre nel campo della mediocrità. Signori, il sostituto di Francesco Mascandrea stasera in scena è colui che a Radio Marte prende meno di lui. 625 euro. Stasera l'abbiamo dato i 76 euro e lui è felice come una Pasqua, come se avesse raggiunto chissà cosa. Ve lo presentiamo. Il vice Mastandrea, quindi come dire, il vice del nulla, Marco Critelli. Grazie. Beh, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sì. Ciao Francesco. Allora, saluto. No, vabbè. Ma che presentazione è? Scusate, era doveroso perché la gente comunque se ne sarebbe accorto. Quindi che cosa? Sì, comunque che aiuto a ringraziare Maronna che è Canale 22. Si è già nata la televisione, c'è il canale 9 che la canzone è per nessuno, ma tu il primo canale. Non ti permetto. Buonasera a tutti. Non si poteva fare. Il tuo maestro. Il mio mentore. Beh, adesso non esageriamo. Allora come sa te? Ci tieni chi li libra red l'ala è tu. Sono di mia moglie, non sono miei. Anche un libro d'inglese, vedi? Sì, è un metodo. No, mi fate fare una cosa, vi prego. Sta andando il telefono come il vento. Sto bene, è non tutto è a posto. Sto bene, come sto no? bene. Allora, ami giuri d'amore. No, bene. Allora. No. Dice, tu quando è così, hai mai visto uno che muore e dice no, io sei muren, effettivamente. Tu quando dici stavo bene, e tutto quando dici no, allora. Tu sei buono. Guarda, quanto è bello. Allora, ho solo un po' di influenza, sto bene. Allora, sto Mastandrea, mo però c'è un buon fa, mo ti metti. Appicciatele. Mi toglierei lei. Vieni da coccata cosa, te le vomono. No. Vedi di noi come rappresentante di tanti in quarantena che ci guardano ogni giorno, no? Esatto. Chi sa brutto, no, tu strollo. Ma perché qua? Scusate, ma quante persone ci guardano magari adesso? Ma che ne sai tu? Allora, Chris, prima facevo uno punto e casciate in acqua e Coca-Cola, ma tu è andato presentatore, lo parlo pure su italiano. Allora, ma Sandrea, vatti a mettere un coppo lì. Ma di cosa ridi pure tu, abbi pazienza. Non so che gente che ha dentro. Vi spiego, siccome in genere... Non spiegare, ciao cosa, Francesco, grazie, ciao. Facciamogli un applauso, grazie. Vado tagliato. Vabbè, dai, allora. Marco Critelli si sta giocando gran parte della sua carriera, perché... Comunque ha fatto sempre ruoli marginali stasera, ma un ruolo da protagonista. Non è vero, mi fa molto quindi... piacere, sono onorato, però sono al servizio del Peppino. Allora, se volete cambiare canale adesso, io vi capisco, sappiate. No, restate adesso, perché adesso il meglio, deve the best is yet to come. Vogliamo dire anche questa cosa che di solito la dice Mastandrea, però non so se tu da ruoto, quindi è meglio. No, io ve lo ricordo, vogliamo dire che siamo già sold out, allora, che Peppino è sold out. Non mi chiamo di più, perché... 14 e 21, già è tutto pieno, le ultime due puntate che faremo al Teatro Troisi, c'è ancora qualcosa per il 2 aprile al Palamatteno, però poco, quindi se non vi muovete, non andate, come niente. Non è assolutamente vero. Perché c'è il Covid, pure la buon'anima di Prinolina. Vabbè, ma non devi dire i fatti di te. È importante dirlo, perché se lui muore... Il teatro sta cosa a me. No. Quindi capirete che non è che. Pammore di. Comunque salute a mio però. Mi tengo come 51 anni. Mo morre tanta gente. Sì, però non succederà. Vista, testa buo. Allora, ciao Pinoli. No, sta lì. Dai. Insegna agli angeli a trovare gli sponsor. No. Va bene. Allora, vogliamo andare avanti? Sì. Con, mi ricordo io che mi dicevo, sempre Mastandrea ha messo fan. Allora, sempre in doccia salata. Allora, però chiamiamo l'inviato. Vieni un po' più qua. E tu hai detto che dove è in due che pensi. Allora. Che come si fa? Vai, allora, chiamiamo il nostro inviato esterno, quel gran personaggio che... mettiamo sempre all'esterno, può farvi da una pulmonite qualcosa. No, Francesco attore. Procopio! Eccolo! Ecco, ma quale inviato? Inviate chi? I soccafori.
Basta che, voi spettatori, basta che girate un po' la testa e morite. Su qua fuori, inviate che. Vabbè, la televisione è illusione. È illusione, ma tu mi tieni qua fuori, puzzati fritto, dalla prima trasmissione, ti sembra anche il caso? Allora, signori, io sono qui per dare un poco stasera l'addio alle scene. Quindi, per ringraziare di tutto, saluto Peppe Iodice, grazie di tutto, Peppe. No? Non lo so. Saluto il pubblico in sala, saluto il pubblico a casa, signori. Arrivederci, mi ha fatto assai piacere. Io con stasera chiudo qua la televisione, la trasmissione, il Peppy Night. Ma perché, Francesco? Ma perché? Fosse qualcuno che dicesse, no, non te ne andare. Guarda, no. Nessuno, hanno detto due cose. Tu hai avuto, e adesso tu uno che hai detto, e tu stiamo là a mezzo. No, io l'ho detto, io l'ho cioè, detto. Cioè, se per cortesia, allora lo rifacciamo, pretenderei che il pubblico dicesse, no, dai, rimani. Ma buon giorno. Allora, signori, buonasera, sono venuto qui per dare l'addio alle scene. Vi ringrazio. No, no. Dai, mannaggiai, mannaggiai perché no, ho trovato... No, no, che no, disdetta. Vi prego, vi prego. Ma non insistere, stanno facendo apposta, sono fottere po'. Hanno fatto per fare un game. No, e non lo devi dire che stanno facendo apposta, sennò è meno che più. Allora, devi dire che no, Francesco, resta, ti prego, mi dispiace, Francesco, caro Peppe, ma ho trovato un'alternativa, una nuova azienda. Signori, vi presento la mia nuova attività. Ma l'azienda? L'azienda... La Gigi Gas, vieni Gigi, vada là, va. La Gigi Gas operiamo su tutto il territorio nazionale, facciamo consegne in ogni luogo a domicilio, ma con la modica cifra, non sono facendo i soldi, un euro e 50 a consegniamo fino a casa, un gas a casa, un gas a casa, un gas a casa, è ottimo il prezzo, un gas a casa, sopra una voce per bene, un gas a casa, un gas a casa, un gas a casa, come vedete Gigino ha portato qui la bombola. A questo punto, Peppe, dovevi dire la battuta, ma sei matto? Ma sei matto? Aspettate. Guarda, quando ci sta Mastandrei, pare che mi scordo tutto il mondo. Non si a strisciare. Guarda, non chiamai. Ma sei pazzo? Poi beh, non chiamai, ci chiama Rai, non ci andiamo proprio a presentare. Ma non credo che... Ma pensi proprio che ci chiamo, sai? Siamo tranquilli. Ma non ci chiamo. Ma come, ma quando mai, Procopio? Peppe, ma sei matto? Ma sei matto? Ma è una... No, che le ami, ma sei matto. Ma che vogliamo fare stasera? Ma sono gabbleni, io ancora già cominciato, già mi sono sbagliato. Ma scusa, ma si ne è cosa? Ma che ce ne abbiamo? No, lo dobbiamo fare. Te la dico io, te lo dico io. Ah. Francesco, ma sei pazzo? Critelli, ma no, la bombola... Ma io ci sto ammustinando. Guarda, Critelli, la bombola è vuota, guarda, te lo faccio vedere, guarda. C'è pericolo. Ma che è su gas? È su gas? Oh, mi sto sbullando, mi sto sbullando, dove vai? Mi sto accendendo qua. Oh, ragazzi, Gigi, ma che faccio? Gigi, Gigino, Gigino! Ora chiamate un medico! Gigi Gas, teatro, la Gigi Gas, questo è il teatro. Teatro è verità, bellissimo. Questo è il teatro, voi sapete mo che mi fa. Allora... Adesso è il momento tuo, è il momento del cuore di questo programma, perché è il momento dell'uomo pungente come un calabrone, caustico come la soda. Ma quando mai? È il momento del pepitoriale di Peppe Iodice. Allora, io voglio dire che veramente, mo io prima ho scherzato, ma veramente... Un Covid non si porta proprio giù. Non si porta giù, si viene un Covid proprio già di uova, sempre stessi go! Mo si porta a guerra, mo si scende con la baionetta, come si dice, ah, cagazzo, come è alla moda. Si porta giù, e io però vi devo, ma veramente, io stasera voglio un confronto con voi. Voi vi dovete dire, ma perché non se ne parla proprio giù? Ma no, in modo graduale, a noi non è nato. Ma non è nato, bella buona. Se tu dici il Covid, guarda. È vero. Fanno luci spezzo. Sentite parlare, non sentite parlare, per l'amor di Dio. Ma se ti devo dire che so che cos'è, c'è prima, i telegiornali, la mattina sì, i telegiornali non parlano, non mettono troppo meteo. Prima fai male di... Ma se si vuole su Covid, si è male di muscennito, si... Nel giornale, all'ultima pagina, che nella causa nei frutti ai volo, pingate il perco. Su Covid, si vuole... Quando mangiate il perco, a forza su Covid.
Ma no, dice che non ne parlano più perché c'è la guerra. E sono d'accordo. Allora mi chiedo, perché per 2 anni ci avete sfrandecato la Wallera? No, bisogna dirlo. Perché? Perché c'erano altre priorità. No, perché non ci sei una tuoi. Allora mo, san uai alla sua ami, ci andiamo a passare, san uai. Cioè, sì, allora, perché la mattina sera prima? Covid-24, da 1 mattina a Bruno Vespi. Bruno Vespi mi era a cucco, o rimane in 2 salotti solo a is. Cioè, Bruno, ma c'è niente a suo sonno? Mi ci stava andando tutta la vita a fare pipì, lo trovavo in cocessa a Bruno Vespi. Mi lasciava pipì, isbecera di no. Parliamo del Covid, fammi fare una pisciatella, grazie a Dio. Allora, perdonatevi, uno del popolo normale si chiede, ma allora il Covid era o non era questo male pericolosissimo che ha bloccato il mondo per 2 anni? Era o non era? Perché non che ne capisco niente più. Allora vuoi vedere con i vaccini più efficace è Putin. Cioè Putin più di AstraZeneca, allora papà mio, cioè ce l'hanno picchiato, Putin è arrivato, sciu, si è spalmato. Si è spalmato perché si sono abbattuto tutto quanto, si è abbattuto pure lui, mandami lui, manda, allora. È diventato un bunaccione, guardatelo. Vincenzo De Luca, in Campania il Covid è alle spalle, Pulis sta parando fascia. Che adesso c'è un deal? No, Peppe. Perché ha usato un lanciafiamme e si muovono di questi qua, si credono che ce l'ha con loro. Muovono proprio il bomba a mano in culo. Meglio evitare. Se mi scimmelo. Allora, vogliamo dedicare un pensiero pure a loro, me li mandi, ebbilo. Chi si qua? Ah, quindi andate, le è rimasto in gang. Già se ne facendo la quinta data, mi hanno chiesto reddito di cittadinanza, ma non sanno che hanno fatto, ma 7 burioni si sono messi al confine con la Polonia, mi sono una freddo e sudato da 7. Capocchi, volessi chiedere a Burione che sta di piatto vagando, no? Se volete essere coerenti, mo se la chiama uno e Burione, tutto quanto a rete, ma è Burione, vado. Se la chiama Putin, no, chi l'ha fatico questo? Lavrov. Lavrov, buonasera. Lavrov. Allora parlo a nome di tutti gli italiani. Volevo dire che vi state sbagliando, ci stiamo mandando troppi bomb. No, troppo assembramento. La guerra si fa distanziati. Non vado a seccare uno vicino a un altro, che si morite per mischiare uno con un altro. Chi se facessero i tamponi su dote prima? Allora c'è una giornalista che veramente ha fatto questo, una Ligia, che sa come sia, Tiziana Panella, rimprovera l'inviata dal fronte perché senza mascherina. È successo alla 7, se quello senza mascherina, un fronte, i bombe, shum, shum. E che l'ha fatto però per piacere se ti metti la mascherina. Aiuto, chi lo vero fa? Perché sono le bombe con la mascherina, è molto probabile che ti salvi. Si sono missili, ci vuole la FFP2, che sono più pesanti, un missile trasportino e esce per fuori. Aiuto, Mazza e Panella fanno i figli belli, ma Panella e Mazza che si ci ha scassato. No, no, no. Beppe, dai, no. Siamo in guerra, una guerra che nessuno ha avuto il coraggio di prevedere. Molto quando stanno dicendo Putin, primavera, tutti quanti amici. È la verità. Settembre 2010, no, 1874, 2010. Berlusconi, Vladimir Putin è un dono del Signore, amica sua. Allora, Berlusconi. Era proprio amica e disse, manda pure a chi l'altro. Luglio 2019, Salvini, se avessimo un Putin anche in Italia saremmo sicuramente meglio. Mo non sanno più. Se non mandavano i Putin, non è vero. Non so pratiche, non so che qua. Dice, non so che qua, ma che ne so che qua?
Berlusconi, chiama Chris, chiamatelo, chiamate questo, chiamate pure a chi là, pure a Zelensky. Dicendo no, Zelensky. Zelensky. Zelensky, allora. Che c'entra Zelensky? Si sa da ricere, meglio ci dice tu. Ho capito. Hanno chiamato e hanno ricere. Sì, sì, da amici veramente, Berlusconi, un frate. C'è fratello, ma tu ti ha chiamato. Ma scendi qua, ma scendi cocco! Cioè loro devono convincersi che non è una figura di merda se si fermano. L'essere umano è strano, è con Putin, è convinto che se si ferma, fa una figura di merda. Ma una figura di merda! Non è una figura di merda! Se vi fermate, Zelensky, Putin, vi diamo noi il premio Nobel per la pace in questo momento! Ve lo diamo! Ma ora! Silvio Berlusconi ha fatto meglio pur carico. No. Con Putin no. C'era questo scambio di zoccole mondiali. No, ma sei pazzo. E zoccola russo nel co. Non è vero. Arcane regine di zoccolandia. No. Erano fatte per celere tempo un zoccoladotto. Che passava. No, no. Berlusconi, chiamalo tu. Io sono tutto che posso parlare. Che caccia una da capo e mezzo. Allora chiamo tu, Silvio. Chiamo tu, non lo fai a Savina e ti vuoi un fronte, Savina. Ha detto che si ci vuole tre fino a di tazza lì e tra casa nostra. Si va Chris. Savina di sta casa. Allora, però, noi dobbiamo mandare messaggi di pace nel modo più onesto possibile. Non bisogna. I cittadini russi non c'entrano nulla. Allora, se noi c'entrassimo i cittadini italiani, per tutto quello che fai, i politici russi ci stanno mandando i missili che sputazzata coppa. C'entrano nulla, perché succede? Mandate a nulla nel corso su Dostoevsky all'università Bicocca. Ho letto. Già sei come chi su Dostoevsky, che è un buon uomo. Ma chi? Ci sapimmo. Ma allora, come lo fai a sapere? Abbiamo fatto filone, so che voi non si. Tu e Dostoevsky. Bellissimo pure Focca, ha già studiato, ha già scritto. Ma non c'entra nulla lui. Lui quando scrisse l'idiota su un divescente. Solo che non sapeva che era proprio tutta l'università una banda di sci. Non c'entrano nulla, ma che c'entrano loro? È come se all'Italia fa una cosa malamente la Russia e i russi si sentono più albani e tutto con lui. Ma pure buono agisce, però è nato un discorso. Allora, bisogna dare informazioni oneste su quello che sta succedendo, è vere. Mandatemi quell'altra cosa. TG2 manda in onda immagini di un videogioco sfacciandole per bombardare. Visto. Ma com'è possibile? Visto anch'io. Cioè, no, perché immagini tutta la mia figlia affaticò perché a babysitter non ci sei. Mugliare mi teneva, che fa? Ha ci collegato un video giocato a televisione. Ma non è sì, ma che l'hai pigliato? Dici tu, l'hai pigliato un mini club. Ma non c'è, ma non è così che funziona. Allora diteci la verità. Voi ci stanno dicendo anche alcune bugie, anche a noi consumatori. Ci hanno detto per tanti anni, io mi sono illuso, che la pasta nostra era la migliore del mondo, perché c'era il grano italiano. Ma bello e buono, dici, stammi in allerta, perché un grano non arriverà a Russia. I casongano figli e Massandre. No, c'è sì. Allora che signor, perché vuoi sputtarmi la Russia se tu in menù? Un grano italiano. 100% grano italiano. Un grano italiano ha reggito a funni. Sei spellucato, grano italiano. Allora per anni mi ha mangiato o vermicelli lo zar. O mazzaniella e Putin. Aveva ragione mia mamma quando pigliava la pasta, dicevo oh, è asciutto ghiacciato, ma che bella la Siberia a casa. Aveva ragione mamma. Allora io poi l'ultima notizia la voglio dare sempre per dare un messaggio positivo. Coppia ucraina si sposa sotto le bombe ed è un messaggio di pace potente. Perché qui in Italia sta cosa sarebbe capitata mai. Uno doveva sta scuso. Non si scusa. Tu piglia. Dice amore, sa la guerra. Ma è colpa mia, mi rimandò. Appena finisce la guerra, ricostruiamo. E poi, chi si invece per amore si è voluto sposare? Cioè, non poteva dire niente la sposa e manca gli invitati. Che tra l'altro faceva una bus.
ci comuni, ma ha sorriso sotto il bombo. Come? E allora, Killer la fa a busto, già un tempo pace succederà, immaginate. Allora cosa vi voglio dire? Cosa vi voglio dire? Questa immagine qui mi fa illudere che l'amore ha sempre una chance potente da giocarsi contro la guerra, sempre. Beppe Iodice! Grazie! Che ci tieni, che ci tieni? Marco Gridelli! Vogliamo vedere che cosa è successo nel foyer, sì, nel frattempo? Francesco Procopio. Giuseppe, vai, vai, mini gas, mini, vai, shush, shush. Ma ancora vai, questa vai, cosa. Vai, shush, no, vabbè. Beppe, che è successo? No, è sazzucato non so che gas e l'ha già recuperato. Capito? Me ne soffri, non ti preoccupare, tu pensa, shush, 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 gas, shush, shush. Me l'ha già fritto tutto panzarotto, me l'ha già fatto. Eh no, Peppe, scusami, è un passivo di azienda che in questo momento non mi posso permettere. Chi si è sazzucato quasi 300 euro di gas? Non si fa, capo? Però ha ragione, no, no, si fa. Non esiste proprio, vai, shush, shush, a me chi mettiamo questi 300 euro? Eccomi, eccomi. Oh, il cognato, saggiucicchia. Mio cainato, mio cainato, Saggi Fin. Ciao, buonasera. Ciao, eccoci Saggi Fin. È quello che sto ormai dicendo da più di un anno. Che dicevi? Che estingui dicevi? Tutti i prestiti e fanne uno solo con una rata piccola piccola da 199 euro al mese. Adesso hai capito? Ti prendi 20.000 euro e hai voglia di ciusciare il gas. Facciamolo, facciamolo. Allora, Procopio, posso dirti una cosa? Dimmi. Posso dirla una cosa al pubblico da casa, pubblico qua? Quando incontrate per strada quest'uomo piccoletto, sì, dovete urlare tutti quanti insieme una sola frase. One, two, three. Cos'è so, 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 cos'è so. Allora, Peppe, te li faccio trasire. Falle trasire. Prego. Prego. Vai, vai! Importante, faccio io, Peppe, faccio io. Me la vedo io, me la vedo io. Come nella migliore tradizione di Massandrea. Allora, i nostri opinionisti, buonasera. La nostra governante Rosi, 7,50 euro, basta chiamarla. Allora, ciao. Allora, come va? Abbastanza bene. Mi sento bene quando sto in mezzo al pubblico. Vedi, già è diventata una showgirl. Vogliamo sentire anche i progressi? Allora, la lingua inglese, eh? Allora, what's your name? What time is it? Perfetto. Perché rispondono the fish for the water man. Non era... Allora, sul microfono, sì. Fischetti, le cose inutili di Fischetti. Fischetti, cosa vuoi dire? Assetto. Vedendo Critelli ho rivalutato Mastandrea. È che se ne è nato io, va bene, grazie. Vabbè, però è la verità che è giusto che trionfi. Vuoi dire qualcosa da struzzo? Oh. No. I nostri opinionisti. Allora, siamo ad un momento storico del Peppy Night. Ma senti, ce ne raffronta su fatto che dai, tu dai, non sei in grado. Vediamo un attimo chi c'è. Con Francesco Procopio. Dov'è Procopio, porca puttana? Dov'è? Vittorio, benvenuto. Lo stronzo di Procopio, cornuto. Ah, no, no. Ah, caro, come stai? Ma che piacere vederti. Ma brutto cornuto. Ma perché no? Ti posso presentare un mio caro amico, ma Vittorio. Non conosci proprio. Sì. Abbiamo fatto le scuole insieme, abbiamo fatto i vernissaggi. Sì, magari a scuola. Quante ne abbiamo fatte? Io ti portavo a scuola. Sì, quando avevamo battuto i 300 euro, fa finta di me conoscere.
300, no? Francesco, fallo tra sì! Al Peppy Night, Vittorio Sgarbi! Vittorio Sgarbi al Peppy Night! Benvenuto! Ciao, grazie a tutti! A noi! Vai, vai giù, che mai fritti panzarotti! Ma perché già sta sempre pace? Ma che questo è per i grandi! Volevo attigiano poco! Bravo, non è allora, male. Carissimo Vittorio, no! Vittorio, lui... glielo vuoi dire tu che siamo bravo, amici? Bravo, no, bravo! Sì, sì. Siamo amici! Sì, Vittorio, devi pigliare i soldi anche su allora, Vittorio Sgarbi, al Peppy Night, è un grande onore. Vittorio, la prima domanda, poi faremo un'intervista fotografica che ho inventato io, una cosa... Hai bisogno di un fazzoletto perché sei un po' sudato. Ti... Quelli che... Sì. Che... Ci abbiamo, aspetta che lo prendiamo di qua. Ah, mettiamo in manchina, mettiamo una cosa grande. Grazie, Vittorio. Io metto in due curriculum. Non perché ci metto... Ah, mandiamo pure un cachè, Claudio, ma... Allora... Vittorio, io ti faccio... Ma però questo qua è come il sudore di Padre Pio. È molto più... Certo, va bene tenerlo. Vittorio, ma non sono stato fino a buon, abbiamo fatto i allora, la sindone. Una sola domanda prima di andare in pubblicità e poi facciamo un'intervista. Tutto Vittorio Sgarbi... Sì, perché se no non potevo proprio chiamare. Allora... fatto la pubblicità. Allora... Vittorio, prima di andare in pubblicità dici solo una cosa, l'emozione dopo tanti sacrifici di essere arrivato finalmente al canale 21. Dai, vero. Tu ridi, ma ero di pessimo umore questa sera, no? Dove mi hanno messo su un camioncino lì, una camionetta. Sì, camper, freddo, lo chiamano camper, loro. Quella cosa lì. Poi sono arrivato lì, ho visto queste signore così simpatiche, ma ho capito che erano delle attrici. Una è mia suocera. Però entrando dentro avete creato un clima meraviglioso. Quando pensi a quel pezzo, a quel luogo di merda che è la Camera dei Deputati, con tutti quei bugiardi di stronzi dei miei colleghi, vedere questa Camera, guarda che bello. Così dovrebbe essere. Oh, tutti stronzi cornuti. Signori, sfogheremo per molto tempo con il nostro amico Vittorio Sgarbi tra poco al Peppy Night. È bello, è bello, è bello. Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Pulito e profumato come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura. Faccende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia.
Validoso, il panno super assorbente, super resistente per lui e per lei. Lava via i luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Sagifin allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni per aziende e privati. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. TechMade presenta Vision. Cambia la bolletta.it. Inserendo il tuo nome, cognome, numero di telefono, sarai ricontattato entro 24 ore. Senza impegno analizzeremo le tue esigenze e ti aiuteremo a scegliere le tariffe e gestori migliori per te. Per ogni passaggio a differente operatore avrai subito in regalo un buono da 25 euro da spendere come e dove vuoi. Più gestori cambi, più saranno i buoni in omaggio. E allora che aspetti? Cambia la bolletta. Un regalo. Ti aspetta! SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. 4. Numero perfetto. Come 4 sono gli spettacoli del nuovo abbonamento quadrifoglio del Teatro Troisi di Napoli. Paolo Belli, I Ditelo Voi, Massimiliano Gallo e Viaggio Izzo. Al Teatro Troisi, il 4 è il numero perfetto. Nuovo Dacia Jogger, fino a 7 posti. Bigger, cooler, Jogger. A marzo gamma da 5 euro al giorno, sia da 150 euro rata mese. Scoprilo anche domenica. Allora Peppe, visto che io faccio un po' le veci del padrone di casa, oggi permettimi di regalare la nostra spilla a Vittorio. Sempre con moderazione. Testimonia che tu sei nostro ospite. Per Franchi Cermono, Vittorio. Ecco qua, grazie. Aspetta che... Fatto. Grazie Gridelli. Gradite da bere? Sì, grazie. Posso, mi permetti? Sì, se permette. Lui è un po' un subalterno, diciamo. Non è proprio schiavitù, ma diciamo ci siamo molto vicini. Mi permetto. Vittorio, ecco. Vivete una cosa. Chi sei più lente kill che stavo prima? Lui è un sostituto di uno che non era un granché. Immagini chi si guarda. Ha buttato dei birri in due trattorie solito. Chiedo scusa. Questo casale. Aspetta, la birra c'è pure la pubblicità che si. Ah, sta pigliando proprio. Ah, vogliamo fare un aperitivo. Okay. E mi sembra giusto, abbiamo noccioline. Signori, ma devo c'è salva. Non ho capito. Ecco qua. Ecco qua. Tu il vino non lo bevi? No, bevo questo. Aspetta, no, ma lo prendi, se ma che cosa fuori? Niente, no, non vale. Ma perché se anche io avrei voluto. Vabbè, ecco vado qua. Un attimo. No, prendi. Non so che vino è troppo pombo. Prendi, dai. Ecco grazie. Qua, viva, sennò si cazzo. Questa è una trasmissione. Questa è una trasmissione. Per soli uomini. No, due anziani sono... gay, no? No. Sì, come fai? No, alla moglie. Per carità, però. Una copertura. No, se no vai malamente. Quando tu. Volete. Vattene allora.
Allora, caro Vittorio, questa è un'intervista fotografica, un'invenzione mia. Ma stai imitando Costanzo? No, è perché no, c'ho il vuculare con... perciò ti sembrava perché io secondo me navi c'è così me la faccio che anche i denti c'è, cioè, i denti laschi che così sì, non si vede niente, ma fa la televisione frate frate allora, allora facciamo questo il tappo io vengo vai a otamme gira messa sempre come intervista non è male sempre. Allora, ecco. Io la cosa che mi ha sempre affascinato di te, tu hai l'arte di arrabbiare, cioè tu riesci ad arrabbiarti a freddo, cioè di solito io, tutta la gente che conosco io, compresa Bonanno e mio papà, tenevano una gradualità, tu invece di una sta cosa che a zero, ma cazzo, cioè, com'è possibile questo? Da piccolo eri così. No, non lo so, non lo so. Sono generalmente di buon umore. Io, tu sei di buon umore? Sì, sì, sono moderato. Sai, a volte ricordo... sembrava che ti arrabbiassi comunque no. Con... ah, mi sei buttato io tutto pa... paracantino e peppo. Era per fare no. Un po' di ospitalità, allora, no? Io... No, come perché la cosa che mi piaceva, no? Io già da ti seguo da sempre e io stavo sempre lì che appena parlava l'altro mi dicevi Madonna mia che lo muso un cazzo subito e tu subito infatti non dicevi nemmeno buonasera, no, dicevi direttamente paro fratello, cioè no. Questo non è così no, perché non tu non sei quello. Delle nostre parti. Mandiamo la prossima no, foto. No, c'è un caso emblematico non però, lo uno che è pelato come te che si occupa di economia. È un romagnolo, ve lo ricordate? Fu, come si può chiamare? Picchiello, Fucchiello. Interessante. Non ce l'ho punto... stai facendo con Musa Bambi. No, perché lì mi, quello che tu dici, io me ne sono accorto lì, perché questo qui mi ricordo, mettiamo che si chiami Cucazzo, insomma, una cosa così. Secondo me così si chiama. Allora viene intervistato su Trump e dice. E va. È una cosa. Poi lo ascoltano tutti. Allora io dico: ma io ho sentito questo signore che dice che Trump non vale niente, che speriamo a un certo punto. Ma che cazzo è? Così di colpo, mi è venuto proprio come da un lui con te. Ma io a lui. Ah, tu a lui. Cioè, ma perché e lui è rimasto senza parole, capisci? Perché inizialmente ho detto: beh, insomma. Perché tu fai così. Sì. Io non so, tu forse non te ne rendi nemmeno colpo, conto. Sì, non me ne rendo conto, no. Ma no. Tu tieni su fatti all'improvviso di colpo, come sì. Se ti battessero proprio. Sì, 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 ma non me ne frega niente, nel senso che non è che. Dico, vabbè, sì, carattere, a te carattere. Così, sì. Vabbè, andiamo alla prossima foto. A proposito di Maurizio Costanzo. È uguale a te proprio, Insomma. Allora, io è un complimento, cioè come... Io direi di sì. Vabbè, tu... Insomma, beh, bello non è, insomma. Ecco. No, bello non però è bravo. Mai stato, diciamo. O quando l'hai conosciuto tu? Però, no, quando l'ho conosciuto io, è capitato lì un bel incidente con uno che si chiama Giletti. Ricordo. Te lo ricordi? Sì. Giletti ha ospite Emma. E molti anni fa, insomma, Emma era venuta fuori da qualche cosa di Amici? Sì, forse da Amici. E era il periodo di Ruby. Allora, Ruby, come tu sai, è una profuga marocchina, una povera ragazza bisognosa di attenzione. Sì, di tante per cui a un certo punto Berlusconi, per spiegare perché si era comportata così, dice perché per me lei era la nipote di Mubarak. E questo avrebbe dimostrato. E lei ha risposto: e per me Silvio è come la Caritas. Così. Ora, questo chiudeva ogni processo, se avessimo avuto un'Italia normale. Chi se ne frega di questi due che scoperanno per i cazzi loro, non ho capito? Chi se ne frega di quello che fanno loro due? Ma in effetti, se ci pensi bene, c'è questa Villa San Martino che è come Sant'Egidio per profughe, solo donne marocchine. Disperate, che non hanno bisogno di casa, tu sei uno ricco che gli dà ospitalità. Ma che bello! È così che no? Questa... Allora Emma. Emma, di fronte a questa materia, dice: io che solo so cosa sia una cantante, io dice, non sopporto le scorciatoie.
Dico, ma la scorciatoia, qualunque persona onesta, se trova uno che lo aiuta, e uno ti chiede una raccomandazione, vinci un concorso, c'è qualcuno che ti sostiene. No, insomma, sarà anche, come dire, immorale per qualcuno, però la scorciatoia piace a tutti, la scorciatoia per non fare una coda. Per... Allora, lei comincia a fare... E io dico, ma guarda, la scorciatoia, dico, l'ha presa anche, non so, Sofia Loren quando ha sposato Ponti, no? Uno sposa il produttore e fa tutti i film. Sì. Poi dico, per esempio, la De Filippi, quando io andavo da Costanzo, io finivo il programma e andavo via come stasera, lei rimaneva lì, chissà perché. Ha dovuto allora, cosa dici? Dico, la scorciatoia, ha preso la scorciatoia, si è messa lì con Costanzo, ha preso la scorciatoia e io andavo a casa, scorciatoia, anche tu. Al che non ti dico, Emma, che ma non è cosa c'entra l'altro, la mia grande collega, la De Filippi, come fai a insultarla in questo? Lei a un certo punto chiama dal lontano, da casa. La De Filippi? Sono Maria De Filippi, ha ragione Vittorio Sgarbi. Quando lui andava a casa io rimanevo con Costanza. Chissà cosa rimaneva a fare. Guarda, non me lo chiedere, io sono un'anima candida. Però anche tu qui, se una si ferma un po' dopo, no? Allora... Magari poi la vediamo come... Che la sera qua non si ferma nessuno. Deserto, il deserto. Mandate l'altra foto. Guarda, se guarda com'è contento, dopo un pompino, visto? Allora, Napoli, tu che rapporto hai con Napoli e con l'arte di Napoli? Beh, ovviamente potrei dire molte cose, anche legate proprio alla mia esperienza. Io sono venuto la prima volta a Napoli... nel 1972 per vederla, quindi sono passati 50 anni. Avevo una piccola automobile, una Renault, sono andato a Capodimonte, ho posteggiato la macchina davanti a Capodimonte, dopo 6 ore sono uscito, avevano rubato la valigia, tutto, no? Io però non l'ho trovato, ho trovato una forma anche quella, dico, beh, fa parte della tradizione, non l'ho trovato. E ho girato per una settimana solo con delle mutande, cercavo di non sporcarle troppo, con la stessa camicia, sono stato felice, una settimana di senza valigia, senza niente. Bello, quando non decagniamo, quanto è meraviglioso. Peppe! Perché non hai sto pensiero, no, tutti tu i giorni. Valigia, tu quindi, e 72, tutti i luoghi dove andavo erano chiusi, Pio Monte di Misericordia, la chiesa di San Giovanni a Carbonara, Sant'Anna dei Lombardi, tutto chiuso. Il che naturalmente per uno che voleva studiare e vedere queste cose, però era bello perché dopo 5 c'era uno dal bar, cioè, ah, dottor, vuol vedere, suonavi il campanello, ti apriva la porta, insomma mi sono trovato benissimo, una settimana di felicità, adesso è tutto aperto, è triste, insomma, l'idea che non andava a trovare quello che ti apriva la porta. Comunque non mi ricordo, comunque poi c'è stato, avete avuto una catastrofe nucleare dopo un po', no? Che avete avuto come sindaco uno che si chiama De Ministris, di De non so che cosa. Una catastrofe, lì non sono più venuto. Perché non per... cioè, l'hai apprezzato, adesso... ma non. No, mi faceva schifo proprio. Ecco. Tutto, mi faceva schifo. Ha cercato di. A me piace molto questo tuo tenere dentro le cose, sì, non esternare. No, per cui, a parte che tu li sfugò, però. Il capolavoro, ti racconto, quando poi ho ripreso quella famosa automobile a cui ho rubato la valigia, mi sono trovato nel traffico, sono andato a Ferrara, per cui vabbè, persone calme, addormentate, tranquille, cioè, lobotomizzate, una città morta completamente. Arrivo qui in una città in festa, tutti con il clacson, le cose. Allora comincio davanti, dietro, a suonare il clacson. Un divertimento. Dopo 15 giorni mi avevo avuto a casa, c'era scritto per eccesso di mezzi acustici. Come cazzo sono io? La targa Ferrara, c'era Napoli, andava bene. Bellissimo, sì. Anche quello. Punire il nemico. Cioè, come puoi permettere tu, che non sei napoletano, di rompere un cazzo? Noi lo percepiamo nell'aria. Anche quello mi è piaciuto. Con gamma, tu arrivi. Comportati bene. Noi facciamo quel cazzo che ci pare. Ecco. È così. Quindi è il luogo adatto a me proprio, certo. Napoli, mi piace. Io sono napoletano di indole. Tu sei napoletano di indole. Sì. Ma allora, Vittorio, infatti, io so, adesso avete nominato un sindaco che sembra di Ferrara. Ma non è buono, manco chi sta? No, è mio amico, ma dorme sempre, Manfredi, l'hai visto? È venuto qua. Sei nato a Ferrara, non so se hai visto, tutto tranquillo. È venuto tranquillo. È un Ulisse da voi. Nel senso, se... Sì, se una volta gli ho chiesto una cosa, non me la ricordo più che cosa, quando era ministro, gli ho chiesto 13 volte. Non l'ha fatta. Perché non sentiva. Quando è arrivata quella dopo di lui che si chiama Messa, la Santa Messa, l'ha fatta subito, all'opposto di quello che volevo io, perfetto. Quindi era meglio lui che non faceva... Non so se l'hai visto. Ma io è venuto qua, non so, ma... No, cosa fa?
Era dritto? Vabbè, se lo dici no, sembra nato a Ferrari. Io sembro nato a Napoli. Lui sembra, e lui sembra nato a Ferrari. Ma con la nebbia, una grande nebbia. L'avete visto? Non c'era nebbia intorno a lui? È venuto qua, ti devo dire senza... la verità, no. Pensavo che era il fumo di quello. Ah, ecco, invece si portava la nebbia di Ferrari. Non lo sapevo, sì, guardate sì, come sì. Sono ingenui. Molto simpatico. Invece il mio modello dal punto di vista del comportamento politico, che è di sinistra come me naturalmente, insomma, sì, siamo... è De Luca. De Luca mi piace. De Luca ti piace? Ah, quando, ma io... quando imita Di Maio mi piace. De Luca è stato classico, era un bucaccione. Quando imita Di Maio, Di Maio, webmaster, un uomo che non sa fare un cazzo e fa il ministro degli esteri. Degli esteri, ma vada all'estero, fuori dai coglioni. Bellissimo. Beh, a me mi piace, ma ci possiamo frequentare più spesso. Mi piace che dico l'amico che sfoga. Mi trovo bene, mi è piaciuta questa atmosfera bella, luminosa, della Camera dei Deputati, tutta sembra foderata di merda, sì. Piena di merda e foderata di... Ma si sente puzza quando entra. Puzza. Che schifo era. Quando ci vado mi deprimo, qua se mi viene buon umore, sono contento. A parte che tutti questi con le mascherine, che facciano malati questi con le mascherine. Cioè, secondo me sì. Cioè tu mi devi dire, c'è il Green Pass qua o no? C'è? C'è il Green Pass? C'è. Allora, se c'è il Green Pass hanno fatto il vaccino. Sì. Se hanno fatto il vaccino di che cazzo hanno paura? Ah, non sa... Cioè, se hai fatto il vaccino, di che cazzo hai paura? Porca puttana! No, no! Che ne so? No, vabbè, non sono incazzato. No, no. Non sono... Poi ho chiamato Draghi all'epoca, dico scusa, ma io dovevo fare degli spettacoli all'aperto, Civitanova, altrove, e quindi all'aperto tu hai un recinto di persone, poi subito fuori a un metro, quelli che non prendono il biglietto stanno nello stesso spazio. Dico scusa, perché dobbiamo chiedere il Green Pass all'aperto? No, ma dai, ma perché non dobbiamo chiedere all'aperto? Non mi... Dice guarda, così obblighiamo la gente a vaccinarsi. Cioè il Green Pass non serve come... Serve perché la gente, per poter venire qui e vedere noi, lo fa... È un ricatto, porca puttana! Diciamo la verità, per il resto. Ah, io dicevo, no, poi dicevo per Natale, no? C'erano le feste. Tu sei a casa con 10 persone, no? Sì. Tu sei un buon cristiano, si festeggia il Natale, suona il campanello, un poveretto, drogato, senza Green Pass, senza vaccino, tu lo cacci via, no? Lo accogli, lo prendi, lo fai. Se tu sei vaccinato, lui che male ti fa? Farà male a se stesso. Perché devi cacciare lui? Cioè, il non vaccinato, a chi cazzo fa male? A se stesso. Sarà un coglione per sé. Tutti questi super vaccinati, che cazzo si portano la mascherina nel buco del culo? La usino per le mestruazioni. Non capisco. Detto non detto. No, era sì. Questa l'intervista? No. Sì, no, allora, no. Allora, caro Vittorio. È finita. Io, no, che è finita. Capito. Ammasata famatina. Allora, no, ti dedico una cosa. Posso dedicare? Puoi stare, se tu fai quello che vuoi. Io posso fare quello che vuoi. Cosa ridi a te? Allora, io voglio dedicare questo momento allo Sgarbi critico d'arte. Ecco. Allora, il critico d'arte, insomma, noi tutti abbiamo conosciuto, forse il critico più importante d'Italia, lo possiamo dire? Sì, credo di sì. Come sanno loro, signora? Allora... A Vittorio Sgarbi io vorrei dedicare un ritratto, ma un ritratto speciale. Un ritratto in Anninella. Canta una delle più belle voci della canzone napoletana di sempre. Antonello Rondi! Bello. Antonello Rondi, buonasera, per Vittorio Sgarbi. Buonasera, dottor Sgarbi. Un piacere enorme. Eccoci qua, maestro Bruno Vidale. Ascolta di questa, un pezzo... meraviglioso di Sergio Busto. Adesso dedichiamo una canzone al dottore. Che c'è? Che fa? Te la forfora. No, ce l'abbiamo. No, sei... No, perché sei biondo come me. Sì, sì. Però come tinto, un po' tinto di grigio, un po' così. No? Perché è tutto bello uniforme. Ma lei è hai visto come? Vieni a vedere tu che sei un esperto. Guarda. È critico d'arte. Faccio un barbino. C'è questo grigio azzurro. Ma fa una spuntatina. So. Il maestro deve cantare. Ma perché vedi? Prego, sono... Vittorio, vieni. Ho ritratto in Aninella, a Torello Rondi. È questo grigio azzurro. Sì. Con le mani, anche così. Caro Vittore, piscolo come niente sti colore, prova da fare un quadro di valore,
Pitchnamata se sedanera, pitch doi curvina scura scura, na fravola scosa e na pavute rosa rosa te. Chi si ritratto ritratti danni nel su spine base ardente, promesse e giuramento, bellezza e rarità. Chi stu ritratti ciò manna nanni nel perché si malassate, non sa se si è venuto, chi stu ritratti ce lascia manna. Caro pittore, miscono compagnia sti colori, prova da fare un quadro di valore, pittici una tempesta mieso mare, pittici atturcigliata a cento cora, una vipera maligna con l'occhio e fuoco pronta a mozzicare. Sospire basa dente, promesse e giuramento, bellezza e rarità. Chi sturi tratti ciò manna nanni nel che fa si malassate, si amore mi è fornuto, chi sturi tratti ce la ciò manna. Maestro! Già che rimane sposa, lo voglia fa sorpresa, chi si regale nozza caccia fa. Il grande Antonello Rondi, grazie Antonello, torna più tardi per il gran finale, una voce che io avevo voglia di risentire, quello del maestro Antonello Rondi. Vittorio, scusa. Aspetta. Scusa, è sempre l'intervista, vedremo che lo ha, sei già sotto. Te la stavo mettendo, te la stavo togliendo. Volevo dirvi, se avete anche un po' di fame, sì. Abbiamo il catering. Sì, scusami, abbiamo... abbiamo il catering. No, qua stai. Mi tocco. Bello. Vittorio, cioè, Vittorio vuoi un caciocavallo? Bello, sì, un po' di salame. Sì, aspetta, un po' di salame. Ecco qua, vi rendete tagli in mano la roba. Aspetta, ci manca buono come stanno lì. Più ricco del solito. Vabbè, quando la roba si è mangiata. E che ne so io? Vaglia. Siamo ma qua. Lo vuoi un po' di vino? Come tu mangi il salame ti fa l'acido? Fa quello che vuoi tu. Vittorio si sta proprio, vedi? Ah, vedi a te, grazie. C'è anche, per te, c'è anche per te. Tu lo levi la buccia qua? Sì, lo mangio con tutta la scozza. Perché a volte mi mangio con tutta la scozza e vengono dolore o pancine. È tutta la notte. Ma possiamo fare un'intervista un po' più di... Come si fa l'intervista? Ho capito, ma abbiamo il numero uno in Italia. Però sta mangiando. Un po' duro sto salame. Perché sta giocando. Perché questa. Comunque... la prossima volta. L'ultima mai avremo... Un salame padano, È un cattato salame una merda. Va cagnosolo. Dai, chiedo scusa. Avete rotto il cazzo, va? Allora, andiamo alla prossima foto. Vediamo. Abbiamo canale 21, niente, credo, ragazzi. È una televisione... Ecco qua. Mattarella... Presidente della Repubblica e Berlusconi che poteva esserlo. Sì. Tu cosa ne pensi di questa scelta che è stata fatta? Beh, posso dirti tutto, nel senso che... Lo so. Io avevo immaginato, se devo parlare seriamente, che il centrodestra si mettesse insieme indicando Draghi. Non so se fosse una scelta giusta, Draghi poi è un personaggio molto complesso, perfettamente cinico, quindi non ha dei valori... etici, però avrebbe costretto il PD a votare perché il governo agli ha tutti insieme.
queste non hanno capito e hanno accettato il desiderio di Berlusconi, che ha 86 anni, di fare il presidente. Allora a questo punto sono intervenuto, mi ha chiamato lui perché diceva: tu non mi voti, voti Draghi. Dico: no, io credo che non sia possibile che tu vinca, però se vuoi proviamo. E ho cominciato a chiamare tutti i deputati uno per uno, quelli che erano particolarmente usciti dai 5 Stelle, e ho scoperto che non c'erano i numeri. In effetti lui si è ritirato dopo una settimana. A quel punto, prima di andarsene, ha detto: beh, l'unica cosa che io potrei sopportare quando non diventi io presidente è Mattarella. Ed è stato Mattarella, perché è come se non fosse cambiato niente. In realtà è stata una sconfitta, perché l'idea che in Italia non ci sia nessuno se non Mattarella è la prova che c'è qualcosa che non funziona. Io ho proposto un napoletano, in realtà, che era Riccardo Muti, che è nato a Napoli. Sarebbe stata una proposta... Non mi ero neanche ascoltato. Sì. Salvini ha sbagliato, perché quando l'ultima notte quando ci siamo riuniti è venuto fuori il nome di questa Belloni, che era una donna che ha lavorato al Ministero degli Esteri, è sembrata una soluzione. Poi è venuto fuori che era il capo dei servizi segreti, capo insomma, per così dire, se può essere capo, e quindi è caduta ed è venuto fuori il nome di Mattarella. Invece di fingere di votare Mattarella e non votarlo, pensa che è bello, come dire, sodomizzare Mattarella, cioè inculare Mattarella. No, cioè, una cosa, cioè dire: tu, lui ha preso 759 voti, no? Tu gliene togli 450, diventa 309. Certo, sarebbe stato molto forte, ma la destra avrebbe dimostrato di avere carattere. Invece è sembrato che andava bene per tutti, si mette, perché poi c'era Sanremo. Quindi si diceva: sbrigatevi, votate. Sembrava che il nostro unico compito fosse votare il più presto possibile. Vuoi pensarci un po', state il presidente, puoi votare anche 10 giorni? Invece, no, quegli stronzi, tutti impauriti, hanno detto: ma sarebbe stato bellissimo votare Mattarella o Berlusconi a Sanremo. Perfetto. Io li avrei sovrapposti. Aspettavi 2 giorni, entravi dentro Sanremo, avevi Amadeus, avevi Bravo. Mattarella e Blanco. Bellissimo. Beh, io volevo quello. E invece è andata male. Salvini si è impaurito. Lui comunque aveva... Poi, lui come sta adesso in questo momento? Sempre friccicarello. Deve essere rincoglionito completamente, perché se voleva sposare, sai, sposarsi ci vuole solo un matto, perché si chiama matrimonio, non patrimonio. Lui è il patrimonio e si vuole sposare. Cioè, deve essere matto. Cioè, si chiama matrimonio. Per le donne ha un senso, no? Una donna cosa fa? Ti sposa, fa un bambino con te, sta a casa tua, chiede la separazione, si tiene il bambino alla casa e ti manda a fare in culo. Questo è il matrimonio. Sempre quel detto, non detto. Questa è la logica, no? Sì. Per cui un maschio deve aspettare a sposarsi quando arriva la prima maturità, cioè 65 anni, quando appena è maturo. 65, sposa una dei 19, naturalmente è un conto per lui dannoso, perché lei è piena di freschezza e lui è rincoglionito. Però lui sugli 84 muore, lei ha 2 vite davanti. Con i soldi di lui vive la seconda vita, è perfetto. Così è il piano. Se uno si sposa e ti sposi a 40 con una di 40, no, poi no. Tu quando ne hai 40 lei ne ha 80, perché è un problema, è molto pericoloso. Sì. Devi pensare a questo, si chiama matrimonio, è una cosa per donne. Che non è patrimonio. Per le donne. Solo un cornuto si sposa. Perché è fatta così? Perché tu sei... Secondo me tu ti sei sposato. Mia moglie è qua. È qua. E sei stato anche inculato. Sei stato anche inculato dalla tua moglie. Il che vuol dire che sei anche fino. Sei fino. Vedi. Non vorrei interrompere i complimenti, diciamo. Qua abbiamo un artista che scalpita. Sì, comunque va bene, questi due vanno bene, sì. Insomma, sì. Allora, io ma sai che i figli hanno detto lui che non si deve sposare? Sì. Beh, a 86 anni si voleva sposare. L'hanno fermato. Finalmente qualcuno. L'altro è vedovo, quindi un uomo fortunato. Sì. Tu hai notato... visto che questa era la nuova compagna, e comunque, cioè, sceglie per qualitativamente, lui ha sempre è un talent. Beh, gli piacciono le ragazze meridionali, insomma. Perché anche lei è napoletana. È quello di Caserta. Sì. Di Caserta? Sì, credo. Aiuto. Non ci sono. Ma tu hai osservato, per esempio, che nei rapporti matrimoniali sono più le vedove dei vedovi? Hai mai visto tu? Un vedovo non c'è quasi. No. Cioè tu sei... No, i vedovi... Quando io vedo la tua vedova... Nel senso, la tu vedova. Pensi veramente che... Sì. Ma tu sei sposato? Io no, cioè, figurati. Io... Ma io non c'ho... Ma sei sicuro? No, sai che devo pensarci. Ma secondo me come hai fatto sta struzzata pure tu. Allora, io ti voglio presentare anche sempre un omaggio al grande critico. O sai che abbiamo un tuo erede qui a Napoli?
forse tu non lo conosci, sei stato un po' distratto da Berlusconi e Mattarella negli ultimi tempi. Io ti voglio presentare un grande critico, un grande artista. Arriva al Peppinaut Sgarbusciello. Buonasera. Maestro. Collego. Collego. Sì. Colleghiamoci. No, sì. Fai vedere l'opera. Allora, lui è un autore. Racconta un po' la tua opera. Io ho fatto questo quadrio 5 mesi fa. Io, banana, chilio. Chilio. Ciliegia. Tutto questo vasio. Per voi presentate tutte le cose. Questa è una natura morta. Natura morta con banana. Banania, si chicchia. Bello, che conosci come pittore tu che puoi confrontarti col maestro? I pittori famosi italiani. Sveroscio, pittore Sveroscio, Vittoria, Casia. No, pittore, allora lui è convinto che pittore è quello che. Quello che fa i capelli, beh, anche lui. Quello sì. Di casa. No, allora, chi ci sono? Allora, i grandi pittori della storia, grandi. Chi sono? Nikita. Nikita. Allora, chi non ha visto tanto Sgarbi, sì. Ma se sta facendo il croce con le mani smerse, sai? Allora, che ne pensi di questo quadro, Vittorio? Ce lo commenti un po'? Accomodato perché? Siamo a letto. Allora, cosa ne pensi? Ci fai un commento tecnico? Sì, penso poco. Ma dove il cielo sta, eh? Eh? Il cielo. Il cielo. Il cielo, l'ha visto? Stavo, ce l'ho allora, visto. No, mi diceva il maestro Sgarbusciello che il titolo è Natura morta temporanea. Sì, sì, perché puoi fare così. Mangio io. È vero. Sguccio io, vedi? Allora. Che fa? Mangio quadro. No. Si mangi. Sgarbusciello a Peppinai. Beh, che bravo. Va bene. Mandatemi la prossima foto. È stato ospite nostro e devo dire che ha detto grandi cose di te. Ma perché abbiamo messo questa qua? Perché? Oh, mi grazie. Sai, ne parla proprio bene lui. Di te? Che ne pensi tu di Giampiero? Tu? Pensavo che non ci fosse più. C'è ancora vivo? È venuto qua un mese. Sei sicuro che fosse lui? Sì. Secondo me era. No. No, era lui. Era lui. Fatta ha parlato benissimo, ti saluta. Anch'io. Tu che ne pensi di. Poco. Come della natura morta di prima, cioè non so. E lui l'ha fatto così, no? La volta, una delle poche volte, insomma. 15 o 16 ho litigato con lui. Sì, poi eravamo in uno studio insieme. Normalmente sono collegato. All'epoca non c'era ancora il Covid, quindi eravamo nello studio con quella bella ragazza che si chiama Veronica Gentili. Sì. E come sempre, pagato da Berlusconi, perché la trasmissione è fatta da Mediaset, ha cominciato a parlare male di Salvini. Voglio dire, uno può parlare male di chi gli pare, ma era talmente noioso, no? Uno che è pagato da qualcuno parla male di quella stessa parte politica che io a un certo punto dico, ma perché, cosa ti ha fatto Salvini? E lui mi ha guardato, allora io ho preso in mano la sedia e siamo andati come a scontrarci, ma sì. Poi da quella volta non ci siamo mai più visti, però. Che siete giocherello. Giocherello io, giocato. Che tu ti incazza così a chi? Bravo, tu fai così a chi mi sfogo a Giarede. Allora, io la cosa che ti voglio chiedere, perché il 31... Sei sicuro che è ancora vivo? Guarda, non mi stai facendo venire un pensiero? Prendo a Google. Ora controllo, ma sta bene. No, era qui. 10 anni fa l'hai invitato. No, è venuto prima di... Non se lo ricordo. Diciamo che qui l'hanno accolto benissimo, devo dire. Era una serata veramente malagista. Era brutto, diciamo la verità. Allora, il 31 marzo finisce l'emergenza, però non finisce il Green Pass. Ma che è sta cosa, Vittorio? E lo accennavo prima, niente. No, l'emergenza, intanto c'è stato lo stato d'emergenza. Che doveva arrivare? No, di cosa ci deve essere allora in Ucraina? La calamità universale, non so, perché qui non ho visto morti per strada, non c'erano bombe, non c'era niente. Lo stato d'emergenza deve essere visibile, no? C'era la gente in casa che guardava la televisione, quello è lo stato d'emergenza. Che pure è un guai, però. Sì,
pure un guaio quello. Ma non ho capito perché anche quello glielo ho chiesto, perché metti lo stato d'emergenza? Dice, così la gente sta in casa. Questo è sempre più Draghi. Adesso però è finito lo stato di emergenza per il Covid alla fine del mese, ma c'è lo stato d'emergenza per la guerra. Ma noi cosa sentiamo con la guerra? Mica siamo in guerra noi. Quindi tu hai la guerra in Ucraina, quindi sei stato l'emergenza in Italia. Cioè sono delle prese tecnicamente per il culo. Ecco, prese era per questo. Il culo. Io lo so, avevo una sensazione. Era quella. Era quella. Sentivi chiama stato d'emergenza. Quando ti viene da cagare si chiama diarrea. Ecco, quello è lo stato d'emergenza. Quando tu sei quel. Cazzo, quello lì, stato d'emergenza, quello è quando d'emergenza. Tu l'hai avuto mai? Come spesso perché tutti questi qui, che schifezza. Questi qua si cagano addosso, tutti lo stato d'emergenza. Okay. Se non si cagano. Si dubbi il fenucello pure lo stato d'emergenza. Allora, io a proposito, tu sei un grande scrittore. Io so che stasera c'è con te un tuo fidato collaboratore, no? Che ha scritto una cosa. Covid-19. Mi sa che ne avevo discorso di prima. Quanto se no si distrae Vittorio. Allora, se prendi un microfono, abbiamo Roberto Litta in prima fila, che ci un grande collaboratore di Vittorio Sgarbi. Allora, Roberto, ci parli di questo, si parla di scuola, no? Di giovani. Sì, io ho avuto la fortuna di, per raccontare una storia, di conoscere tante storie. E sono felice che ne possa parlare qui a Napoli, perché Napoli è una città che, quando c'è stata la guerra in Italia, è una città che ha sofferto. E allora mi è successo di raccontare la vita di 184 bambini che a Milano, il 20 ottobre del 44, morirono sotto le bombe di un bombardamento degli americani. E allora questi giorni ci veniva questo fatto, questa riflessione, e quelle persone, quei bambini, io ho cercato di immaginarli protetti da un tetto fatto da un libro, perché il bello, far conoscere la bellezza, la cultura, il sapere, la curiosità, aiuta le persone, soprattutto i più giovani, a allontanarsi dai pericoli. Allora ecco, oggi c'è stata questa convergenza. Napoli è una città meravigliosa, tutte le volte che veniamo, ci veniamo, come diceva il professore, con la grande allegria che mette questa città, e fate un applauso al cuore gigantesco di Napoli. Noi giriamo tutto il mondo, ma un cuore grande come quello dei napoletani non lo troviamo. Quindi vi ringrazio. Grazie il a te. Il libro si chiama 10 racconti. 10 racconti, dove lo possiamo trovare? In libreria? Sì, è in libreria, che su tutte le librerie online, ma soprattutto, ripeto, io ho fatto questo gioco, ho cercato di raccontare la vita, chi è diventato un imprenditore, chi è un attore, chi è uno scrittore, chi è un giornalista, che quei 184 bambini possano stare ancora con noi, come tutti i bambini che purtroppo per la malvagità degli uomini spesso se ne vanno prima del tempo. Grazie Robert, grazie mille, grazie. Allora, io l'ultima domanda che ti voglio fare. No, l'ultima. No, ho stato quando vuoi tu. Fammi la penultima. La penultima. Ma sei sicuro che è venuto Mughini qua? È venuto. Peppe, qua già è tutto pronto. Allora, è venuto e... E cosa ha detto? Allora, di te? Sapere tutto? Allora, di te ha detto che sei un grande personaggio, per l'amor di Dio, sai come facevi? Porro! E poi ha detto che a volte, cioè che tu sei una persona non male, però che ogni tanto. Tu vuoi dire qualche altra cosa di lui? No, sei sicuro che è venuto? È venuto. Ma era Mughini, Killo. Era Mughini, noi siamo pronti, Peppe, quando vuoi. Allora, l'ultima domanda che ti voglio fare, Vittorio Sgarbi. No, non l'ultima. La penultima, tanto è l'ultima e poi c'ho la cima. Allora, Vitto, il tuo rapporto con le donne, perché io non ho capito bene se sei sposato e una compagna, sì. Vabbè, perché tu ti attorni di molte donne. Io so che tu sei, come si definisce. Ecco. Chi sei, Roperite e Silvia? Beh, certo. C'è una certa differenza. Silvio, spiegaci un po', perché avrei voluto tanto Silvio frequentare. Silvio è nato nel 36, quindi quando ho cominciato a scopare, cioè diciamo 18 anni, mettiamo 18, era il 54, c'era il coprifuoco, quello vero, tutta la figa andava in casa, c'era altra possibilità per scopare che sposarsi, primo matrimonio, dopodiché, matrimonio fa un po' di bambini, secondo matrimonio nell'81,
con questa rompicoglione di Veronica Alario, la quale controllava. Quindi per avere un amante devi prendere un appartamento, un grattacielo, quindi difficoltà enormi. Per cui l'ultima volta che abbiamo parlato del tema Bunga Bunga, perché io ho fatto tutti Bunga Bunga, quindi l'ho visto. Ah, l'hai fatto? Tutti. Vedi Vittorio, siamo a Rubiterio, il processo lì, io non me ne sono scopate neanche 100. C'è la mia quota annuale, lui neanche 100. E che facevo l'opera? Ma andiamo a mangiare. Perché? Perché lui, dopo due matrimoni, no? A un certo punto, nel 2009, si separa da Veronica Lario, mi incontra a un pranzo e io dico, guarda, probabilmente il tema prediletto per lui era, come per Bossi, Bossi era fatto così, no? Quando gli chiedevo qualcosa su una villa veneta, diceva, sì, la villa veneta, sì, ma qui davanti c'è il culo della Nicoletta, devi venire a vedere che culo. 8 secondi. Berlusconi invece per un quarto d'ora parlava di Gheddafi, della crisi medio orientale. Ma con la figa, dopo un quarto d'ora. Va bene, il mondo è fatto di persone come te che sono occupate dalle donne e di persone come me che sono visitate dalle donne. La parola visitata ha aperto le visite, ecco le oggettive. Ma tu perché? Poco le visite. Sai. Cioè tu vieni visitato, una passa e poi va via, no? Se si ferma, è come tua moglie, è una tragedia, cioè si ferma, è finito tutto, no? Visitate. Cioè, ora ha detto, cioè, faceva queste zuzzumarie. Tu devi essere come un albergo, non come una casa, un albergo, passa e poi va via, passa e poi va via. Ecco, io ho vissuto così. Come una scherza, che lettore, sì. Bravissima persona. Gli piace scherzare, no? Mia moglie è molto diversa, lei è molto diversa. Saluta Elisa, sì, ciao Elisa. Però qui si capisce, no? Vedi, questo clima festoso. No, ma sapere, stai proprio in dalla... Foto Berlusconi, ha cercato di imitarmi, ma non era preparato. Era... Sì, devo fare un anello. Gli mancava l'esperienza, guarda. Si facevano fare nella da quello come ti manea qua tu emanare così occorre vivere così sì vabbè però mo penso che ti si calma cioè mica, senso... mica sarai monogamo tu come Peppe ma che stai dicendo poi va la marò perché comunque mia moglie ha una forte personalità e mi piccia allora tu non vai a ferrare capi frate Allora, io voglio dedicarti quest'altro pezzo della tradizione napoletana rivisitata da una grandissima artista, un talento assoluto. Io voglio dedicare a Vittorio Sgarbi un pezzo degli anni 60, credo, della canzone napoletana che si chiamava O Sciupa Femmana. Bello. Per Vittorio Sgarbi. Bravo. Te la dedica Veronica Simioli. Eccola qua. Vai, soprannome Sciupa Femmana. Che ti piace scendere e cambiare, si è diventato casa nove Napoli e più non pelasse la palla, cento promesse sposa, con una buccia scusa, con una briaga di vasa. Senza cora, se tu si non catena cora, vire non ti fa incatena. Tu cane fatte tanto, la seppi in quantità, può trovare una pace nel sangue, tu ti fa papà. Sta pace sangue non c'è, steve andrire c'è, pur essere in darezza di sta chiappa. Senza cora, se tu si non catena cora, vire non ti fa incatena. Tu cane fatte tanto, la seppi in quantità, può incontrare una pace e sangue, che tutto male ti fa papà. Spina rindo
il grande talento di Veronica Simioli al Peppi Night. Grazie mille, Marcello Vitale e Daniele Francese. Vitale, il maestro, il professor Vittorio Sgarbi. Vitto Vagliano. Anche a voi regaliamo la spilla del Peppi Night. Allora, Vitto, l'altra volta non ve l'abbiamo data. Per il saluto al pubblico di Napoli, io ti volevo chiedere una cosa, perché stasera non l'hai detto, forse, non lo so, se tu lo dici a chi vuoi bene, a chi non vuoi molto bene. Capra! 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 Aspetta, l'ho regalata! Facciamola venire qui, signori, il premio Capra a Vittorio Sgarbi! Vieni. Guarda. Poverina. No, vieni qua. Ti aiuto. Quadriamola. Piano. Allora, piano. La capra finalmente incontra Vittorio Sgarbi. Non è felice. Fate una foto. Lasciala tranquilla. Guarda. Il proprietario della capra. Eccola qua. Buona. Buona la capra, vedi. Poverina. Non siete bello te due vicini. Poverina. Mo si mangia i microfoni. Grazie assai per la scena, si arrabugiando con la capra. Signori, è stato un grande onore avere qui il professor Vittorio Sgarbi al Peppi Night. Grazie infinite. Io porto a cena tua moglie. Non preoccupare, andare. Facciamo scendere di qua, Grazie Vittorio Sgarbi al Peppi Night. Ci vediamo tra poco al Peppi Night. Facciamo l'estate. Diventa il Peppi Beach Band. Allora, a dopo. Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Pulito e profumato come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura. Accende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso, il panno super assorbente, super resistente, per lui e per lei. Lava via i luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Sagifin allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco.
Playtime. Buoni sempre, buoni da sempre. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. TechMade presenta Vision. Cambia la bolletta.it inserendo il tuo nome, cognome, numero di telefono, sarai ricontattato entro 24 ore. Senza impegno analizzeremo le tue esigenze e ti aiuteremo a scegliere le tariffe e gestori migliori per te. Per ogni passaggio a differente operatore avrai subito in regalo un buono da 25 euro da spendere come e dove vuoi. Più gestori cambi, più saranno i buoni in omaggio. E allora che aspetti? Cambia la bolletta, un regalo, ti aspetta! SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. 4. Numero perfetto. Come 4 sono gli spettacoli del nuovo abbonamento quadrifoglio del Teatro Troisi di Napoli. Paolo Belli, I Ditelo Voi, Massimiliano Gallo e Viaggio Izzo. Al Teatro Troisi, il 4 è il numero perfetto. Nuovo Dacia Jogger, fino a 7 posti. Bigger, cooler, Jogger. A marzo gamma da 5 euro al giorno, sia da 150 euro rata mese. Scoprilo anche domenica. Serata con Vittorio Sgarbi. Allora, io adesso è un altro momento della trasmissione, come sapete cambia sempre perché noi ci facciamo, ci aiuta la testa, quindi scusa Peppe, ci fassiamo subito. Fuori ho visto che c'è una macchina. Sì, bella, hai fatto bene a dirmelo, perché comunque è una macchetta che dovevo fare. No. No, sì, ne... perché Picano Rent mi ha regalato la macchina. Ah, te l'ha e quindi regalato. Io gli ho promesso sotto sotto, ho detto vabbè, io ti nomino durante la trasmissione, tu fammela tenere, comunque è una macchina pesante, se la devi pagare la paghi comunque un occhio della testa. E ha detto, ma a me che me ne fotto, io nomino. Ecco, beh. Picano Rent, la tua macchina per senza niente. No, no, non è che se andiamo noi per senza niente. No, però a me, se andate voi, lei me ne dà anche un'altra per senza niente per mia moglie, per senza niente per mia mamma, per senza niente per tutta la famiglia. Se non andate, quello se in grip che ce ne vede che cosa vanno buono, e se lei pure la macchina mia sotto. E finisce il senza niente show. Allora. Ma siamo al mare. No, ma Massandrea si aiuta qui, qua è tutto questo. No, ce lo dovremmo avere in collegamento. Abbiamo collegamento Massandrea. Eccolo. Allora, un applauso a Massandrea. Sì, se ne è scesa la voce. Grazie. No, un poco, appena appena. Come lo trovi, Peppe? Come, lo sai che non ti vedo. Te ne fosse sotto luce. Dalle con su cose. No, allora, la dovete finire questa storia. Basta. Devo fare, basta, a me fa che le cose memo e memoria le nega chat dedicate a te. No, 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 vai avanti. Le che cose tanti, vai avanti. Allora, come sta andando secondo te? Siete fortissimi, è molto piacevole vederlo da casa. Io poi non me l'ero mai potuto godere. Beh, perché non sei a classe pure là di bo? No, ma perché? No, no, poverino, così, no. Sono a posto. No, me ne no. Basta una di puntata. Allora facciamo così, facciamo il finale insieme. Un piacco qua. Molto volentieri. Casa vera si sta un mese. No, tranquillo. Allora fa la scazzimma nell'occhio. Non ti... Allora salutiamolo, ci vediamo dopo. Francesco Massandrea. Ciao Franci. Allora...
Io ho voluto proprio io, ho preso in mano questa situazione e per me questo momento del Peppy Night deve essere un momento di, in cui ci pariamo la palla per il futuro. Che dire? Murana Mon, se allora, no, fai per farci nei servizi. No, allora, nel mood vacanziero. Io non so come si sono messe le cose tra un'emergenza e un'altra, si chissà ci fanno fare una stagione, grazie a Dio, me lo auguro finalmente. Allora, noi che siamo pugunari, no? Siamo della pugunaritudine, eh? Allora, io cosa ho pensato? Perché non ce la facciamo mossa a stagione? Grazie a mai sapere. A marzo. E la facciamo, la cominciamo da adesso, che è mille combinazioni, chi si ca, la prima una Israele e mettere una tostata in emergenza a fine giugno. No. Allora, io direi che in questo momento, anche voi, se volete mettere pure un po' il nasillo fuori, non ci sta un problema, che sta mancando all'aria, come hai detto, compagno nuovo. Allora, signori, in questo momento preciso, alle 22:21, quando dovremmo quasi finire, invece non se ne parla proprio, al Peppy Night comincia l'estate 2022! Benvenuti a Lido e Pep, il Yogi Beach Party! Per fare tutto quello che non si poteva! E l'estate 2022 e sul mio Lido arrivano, prima mi metto il cappello con Rosalinda e poi arrivano coloro che frequentano questo Lido, femmine di un certo livello. Signori, le Sex and Sub! Un altro ballo con te. Ciao, buongiorno ragazzi e benvenuti al Lido e Pep. Come? Al Lido e Pep. Sono abituata a leggere diversamente. Fuori c'era scritto Peppe Beach Party. Sì. A buoni holiday, poppoin. Ciao, poppoin. Come essere insieme tu e riparta mi. Sì, ciao, facciamo insieme. Signor Peppe, sì. Ma a me mi hanno detto che su questo Lido fanno entrare sulla mente donne alte e formose con il seno grande. Uè, ma davanti, allo, poppoin. No, puoi rimanere, vieni qua. No, mi manca questo. Sbarco, sai. No, lei no, anche... però può già respirare. Ma se no, calma, faccia. E rilassi. Ma accorto di esci per E mi sarà caldretti. Puoi scartire. Voi siete abituati di questo Lido? Sì, a noi questo Lido ci piace moltissimo. Per mezzo di questo fatto delle zizze. Di che? Delle zizze. Ah, ti capito, sì, per cui... Ma io voglio capire una cosa, che io non vedo chiaro, signor Poppoi. Cioè, o è me sanno fatti più picciolino che si casa hanno crescendo. Asce, io sono passata da chirurgo, si è preso 10.000 euro. Ha detto, signor chirurgo, mi dovete fare due tette enormi, come due zizzoni di battipaglia. E mo che faccio, che mo congine i punticini, Poppoi? Oh, bella. Claudia, guarda, te la vuol dire, signor Peppe. Ah. La misura ideale del seno è quella che entra nel palmo di una mano. Sì, Poppi, ma caccio la mano di King Kong, vi sfizziamo di qua, vi si ci trasferiamo di qua, vi sfizziamo di qua, no, di qua, sta mogliere, cabba. Non devi fare così, perché la grandezza ideale del seno è quella che entra nel palmo di una mano, ma è quella che entra nella coppa di... Champagne. Oi? No, ma io detengo le coppe di champagne. No, ti le bicchierini del limoncello. Maschi troppo assa. Vabbè, io abbia da te veramente, perché non riesco proprio a chiappare senza che senso niente. No, a volte diventa difficile. Io quando mi allontano da Napoli e vado al nord mi trovo malissimo. Ha schiappato da un leghista, Peppi. Ah. Talmente ossessionato dalla sua fede politica che guardava sempre solo su. Disse, giovanotti, è vero che tengo il seno grande, ma tu è mezz'ora che guardi lì. E lui? Come dice papà, le cose belle sono al nord. E tu che hai detto? Sì, tu scemo, tu è padre, perché le cose importanti stanno a su. È vero. È la verità. È la verità. Allora, io invece voglio dire una cosa, Peppi me la fai. Dici, no, perché fuori a Sturito sei un paccheggiatore bellissimo. Ah. Ho provato a corteggiare il paccheggiatore. Ma mi è lui che ha fatto? Da lontano, sono avvicinata da vicino, a un certo punto l'ho preso in betta e gli ho detto, voglio, ma vorrà una botta. Ma mi è lui che ha detto? Aspetto un minuto, ma capito, ho cricchi in da macchina. Cioè, ha già aspettato 3 ore, ma non pensate che la macchina chi?
Ma perciò, perciò ti ho portato qua, perché dice che sopra questo lido s'acchiappa malamente. Dice che ci stanno uomini formosi, uomini rimetra, certo uomini esagerati. Secondo me casa acchiappa. Sì, è la verità, è la verità. E io vi sto per presentare l'uomo più bello della spiaggia. Un fisico mozzafiato. Signore, arriva sul lido e Pepi, Jody Beach Party, il Procopi Beach Party. State proprio pigliando il gioco di me, ogni volta mi ha già mettere una pezza che se vuole, non fa ridere. Ma lei si è messo? Ma ne ha acciso, è morta. È normale che mi devo vestire così ogni lunedì sera. Ma già... sta benissimo. Ma che stai bene, Peppe? Ma arrosto benissimo, arrosto benissimo. È, una, è sette taglie più di me sto coso, guardate qua. Voi che siamo maturati. Perché là stanno gli uomini belli. Prendila bene perché le righe ingrossano. Mamma mia, bella, almeno sta parola di su, chiama bella. Però si vedono un bel uculli. Sediti qua, ci sono quelle ragazze che chiedevano di te. Che fa? Che è? Pepe, c'è tanto, non tengo proprio speranza, non è mai andata. Si può mai sapere, ma stai facendo il successo televisivo. No, per no. Ma che nessun ritorno. Oh, il crampo. Mi ha preso il crampo. Ti stai venendo a fine. Ti giuro. Ma il crampo. Oh. Come fai? 52 anni è troppo brutto. Vai. Perché pure la corrente qua sta nelle file. Ti sta affugando. Ma mo me ne sei un po' più termale la cosa. Ah. Allora, scusatemi. Ma a questo punto sul lido dove ci sono ancora coppie che si stanno accoppiando c'è bisogno della musica, c'è bisogno di una colonna sonora. In un lido così abbiamo la colonna sonora ideale, la canzone che ascoltavamo negli, 2000, negli anni 2000 quando tu già avevi 54 anni. Signori e signori, sul lido Pep ho chiamato a mie spese per far cantare la canzone delle canzoni, Scivola quel jeans, Raffaello! Andiamo Paizia! Su, sembri di ghiaccio, non stai parlando di più. Mi fermo se lo vuoi, se ancora non ti va. Per caro giorno mi scopri l'altra tua metà. Scivola quel jeans, ma che donna sei? Battiti nel cuore, non l'abbiamo fatto mai. Non fermati dai, stringimi di più. Sembra di volare insieme sotto un cielo blu. Amore mio, che sensazione non avrai. Sentire sto mio tono, quei respiri tuoi, è tutto magico. Ma ancora te, tu devi star fra. Non rifacciamo ancora se ti va. C'è gli occhi tieni giù, te ne ti scuoio, ma non stai guardando più. Ma bocca toi, ma che sciocca sei. Guarda, voglio uno con mano di sti cose, ma che fatto c'è, fatto c'è. Scivola quel jeans, ma che donna sei. Un partito in cuore, non l'avevi fatto mai. Non stringere di più. Sotto un cielo blu, amore mio, che sensazione.
mister Peppe Nai. Raffaello, ma come era un suo capo, mi sono capito. Ti ci copiato, hai visto? Si grossolate. Io me la ci mi sargentate e tu nere. Sì. Sì. 5 minuti fa c'era un tuo accanito fan. È Sgarbi, lui è Raffaello. Sbagliato. Grazie assai. Grazie a tutti. Raffaello. Buona serata. Scusatemi, ma su questo lito c'è un bagnino? Sì. Bagnino? No, me ne vado. Me ne vado. Fischi, hai fatto la fine a me. Lo so, questo è l'apice della mia carriera. Per favore, fate foto. Grazie. Voi limitatevi a fare le bagnine che le decisioni le prendo io. Quindi calma, vi faccio finire in otto. Ma chi sei l'arbitro? È nata come? Non aggiungo altro, mettiamo tutto al referto. Si riaccomodi in panchina. Ma fai la vinta hanno pizzi in latte, non lo pizzava tutto. Siamo a Lido qua, cioè non è... Sei nata cosa? Ah. Allora, dici un po' le regole del mare. Ah. Allora, cioè, regole del mare? Regola 1, la spiaggia. La spiaggia deve essere 120 metri per 80. Ma che montaggia è? Devo dare delle regole alle signore che stanno di qua e al bagnante nostro principale che sta di qua. C'è un po' di fumata. Il pallone deve avere un diametro che va dai 21 ai 27 centimetri e pesare dai 396 ai 512 grammi. Signori, a munnezze di tutti i bagnini. Enzo Fischetti. Beppe Scolo, un po' d'estate. Allora, l'estate è friccica. Sì. Noi siamo per arrivare al livello al punto clou. Ringraziamo pure chi ci ha regalato e bagni e cose. Brullo, Brullo, se no ci fa Pamel Beach Pagran Group Papel Papel Beach Club. Fate l'applauso, Papel. Andate al Papel Beach Club. E dov'è? Sennò il patrimonio sotto. Contra tempo costruisci anche sotto. Sì, ma quando si balla, signore, su questa spiaggia? Questa spiaggia sta per diventare un momento storico, perché a marzo 2022 noi vivremo le migliori estati nella nostra vita. Abbiamo qui veramente un artista che ha fatto la storia dell'estate di tutti i tempi. Non crederete ai vostri occhi, alle vostre orecchie, a niente del vostro corpo che vi dirà questa cosa, ma voi direte non può essere, carissimo, a Canale 21 sono riuscito a pigliare proprio a is. L'estate dagli anni 60 al 3000 ha un solo nome, ha un solo re, e stasera è al Peppy Night, signori, il maestro Edoardo Vianello. Sì. Ciao maestro. Tutti con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa in giù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor, con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì giù. Splash! Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Non sapevo che a Napoli ci fosse il mare. Sì, e questi sono i nostri bagnanti, le bellezze al mare. Dai, che si canta ancora, le vogliamo sentire tutti.
e tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amor. Edoardo Vianello al Happy Night, grande maestro. Ciao, grazie. Che gran piacere, che grande onore averti qua. Grazie, ti saluto, è stata una bellissima serata. Allora, Edoardo. Hai detto un pezzo. Edoardo, ma si dicono tante cose, no? Allora, io ti ho detto una cosa per fatti. Allora, Edoardo. Un'altra. Allora, tieni presente, Canale 21, la prossima trasmissione la deve fare domenica prossima, quindi abbiamo 6 giorni. Dai, un'altra. Yebo, Ibama, Africa. Nel continente nero, alle fate di chi li mangiarono, sì, lo popolo di negri che è inventato, tanti balli più famosi, tanti galli, ali galli, ali galli. Chiamo i battuti, grandissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo 6 metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i battuti. Siamo i battuti, siamo i battuti, grandissimi negri, quello più basso, quello più basso. È alto 2 metri, quando le donne trinciamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i battussi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi, se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i battussi, siamo i battussi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo 6 metri, ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3 metri di raggio, siamo i battussi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i battussi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battussi. Coro, nel continente nero, alle falde del Kilimanjaro, il popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi, tanti canti, tanti canti, tanti canti. Ma che bellezza! Grande maestro! Era la penultima canzone di Edoardo Vianello. Allora, solo l'ultima, poi parliamo della questione delle braccia. Eccola qua! Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, oh mio Signore, io ti ringrazio. Ogni cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per me.
però se questa sera posso farti una preghiera, va che domani, va che domani lei ritorni da me, va in questo mondo. Non ho avuto tanto, eppure sono contento, non potete immaginare come sono contento. Sta per finire il concerto di Edoardo Vianello. Allora Edoardo, allora io intanto voglio... grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere essere stato qui con te. Essere stato è quando uno se ne va. Sì, spero che tu mi inviterai un'altra volta. No, vabbè, ma già ti trovi qua, perché ti devo invitare? Scusami Edoardo, ti voglio chiedere due cose. Sì. Uno, abituato come te, no, a essere rappresentante del caldo dell'estate, come ti sei trovato nel Pinguino o quando andai a Maschera? Cioè... Mamma mia, sono morto di caldo. Quindi perciò ti sei ritirato, hai detto basta. Un caponcione così. Hai dato le dimissioni. Dato le dimissioni da Pinguino. Ma tu come hai cominciato? Come ho cominciato? Non ci crederai, perché magari lo dicono tutti, da Napoli. Veramente? Cominciato da Napoli perché io, pensa, cantavo, siamo nel 1961, c'eri il 61? Insomma. Vabbè, io cantavo allo Shaker a Napoli. Sì, conosco di fama, però io sono piccolo. Facevo 15 giorni, Quando mi arriva una telefonata la mattina da parte di mia madre alla pensione dove abitavo, che mi dice, guarda che ha telefonato la RAI, che devi fare uno spettacolo con Mina. Madonna. Io ho detto, mamma, è possibile che non riesci a capire quello che ti dicono al telefono? Certo. Ma come puoi pensare che la televisione chiami proprio me? Mamma! Mamma! Questo è? Questo è Studio 1? Studio 1! Studio 1? Le Kessler! Ah no! Le Kessler! Le Kessler! Don Lurio. Signore e signori, dopo i successi del Festival di Assisi, questa sera è qui con noi una giovane promessa della canzone italiana, con il suo capello Edoardo Vianello. Mi aiuto a togliermi la giacca, mi scoccò un bacio sulla bocca, io la stringevo premendo il mio cuore, quando d'un tratto mi disse traditor, che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me. Le dissi amore, ti giuro sul mio onore, non ti potrei tradire. Ma lei rispose, non credo a queste cose, perché tu sai mentire. Da un chimico il capello poi portato, e lui dopo averlo analizzato, ha rilasciato un certificato in cui diceva, dichiaro così, non è un capello volgrine di cavallo uscito dal baldò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amor, la gelosia.
cia cia cia. Maestro Edoardo Vianello. Allora, maestro, siccome noi facciamo la televisione vera, quella in cui si dice la verità, credo che qualcuno non si sia sentito benissimo, forse per il caldo, perché qua dentro è estate vera, fa caldo. Ci rassicurate che è tutto a posto? Non si sa. Per il momento tutto a posto. Per il momento, che è mai tutto a posto. Tutto ok? Un'esigenza. Vabbè, allora, tutto ok. Tutto bene, tutto bene. Io abituato al bambino sto benissimo. Tu stai bene. Allora, visto che è tutto a posto e che comunque tu non te ne puoi andare che l'ultima canzone l'hai fatta. Allora, siamo nel finale del concerto del maestro Edoardo Vianello. Allora, maestro, questo è il guaio di venire nelle televisioni che non hanno una programmazione. Non c'è palinsesto, quindi abbiamo messo Edoardo Vianello show tutto martedì, mercoledì e giovedì. Allora, l'ultima. Vogliamo fare il finale travolgente? Sì, sì, sì. Dai, ci ma sta, che c'entra dai. Con l'estate questa? C'entra sempre. Abbronzatissima, tutti tutti sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima, a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, e d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni arriva mai. Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Tutti in piedi. Tutti in piedi. Questo è il ballo più famoso degli anni 60. Gli anni 60, gli anni in cui Maranzo era già vecchio. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole, venimi contro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le mie gambe tremano e le ginocchia scendono. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda che mi tondano, guarda che mi tondano con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole, e li incontro insieme, insieme a te. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo twist. E le mie gambe tremano, e le ginocchia scendono, forse sono brividi, brividi d'amore. Come on everybody, everybody clap your hands. I'm gonna show my song, it won't take long. I'm gonna do a twist and it goes like this. Salgo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di salgo bussolò della montagna sotto un cielo tinto di blu. E con in testa un passamontagna scenderemo sempre più giù. Scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci. Con una lunga, lunga, lunga seggio via, sulla cima tutta bianca torneremo. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist.
non ti scenda da. Forse c'hanno brividi, brividi d'amore. E le mie gambe tremano. Musica italiana! Buon'estate a tutti! Edoardo Vianello al Peppy Night, le Sex and Sud! Le mie girls! Fammi sentire il naso, il naso. E non crederete ai vostri occhi, alle vostre orecchie, non è finita qui. Andiamo in pubblicità, tra poco la fiction del Peppy Night! Tra poco! Immagina un rotolone che asciuga tutto, davvero tutto. Con i suoi veli super assorbenti, con strappi più lunghi e incredibilmente resistenti. L'alleato ideale per i tuoi lavori in cucina. Bobina smisurata anche nella convenienza. Carta Wow, il buono con poco. Pulito e profumato come da tradizione. Il mio segreto? I mitici saponi ecologici Alba, con olio di cocco che con le nuove formule concentrate si prendono cura dei miei capi con delicatezza, eliminando lo sporco in modo efficace e lasciando un freschissimo profumo di pulito. Il buon sapone ecologico adatto ai capi di tutta la famiglia. Alba, amica della natura. Accende di casa interminabili? Meglio lavorare in coppia. Validoso, il panno super assorbente, super resistente, per lui e per lei. Lavavia e luoghi comuni. Validoso, semplicemente prodigioso. Siamo specializzati nei prestiti per tutti i dipendenti e pensionati. Lo facciamo da oltre 20 anni e sappiamo come farlo. Chiama Sagifin allo 081 28 50 23 oppure vai su www.sagifin.com e approfitta delle nostre offerte. Sagifin, da oltre 20 anni al tuo fianco. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni per aziende e privati. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Il Ruspante produce pollo di prima qualità 100% italiano. Grazie alla nostra filiera controllata, dall'allevamento alla consegna delle carni, assicuriamo elevati standard di sicurezza alimentare per offrirvi un prodotto fresco e sano. Scegli il Ruspante e porta in tavola la nostra qualità. TechMade presenta Vision.
That's Style. Cambia la bolletta.it. Inserendo il tuo nome, cognome, numero di telefono, sarai ricontattato entro 24 ore. Senza impegno analizzeremo le tue esigenze e ti aiuteremo a scegliere le tariffe e gestori migliori per te. Per ogni passaggio a differente operatore avrai subito in regalo un buono da 25 euro da spendere come e dove vuoi. Più gestori cambi, più saranno i buoni in omaggio. E allora che aspetti? Cambia la bolletta. Un regalo ti aspetta. SEA 2.0 da oltre 30 anni tutela la tua salute e quella dei tuoi dipendenti. Servizi di sanificazione, disinfestazione e pest control per industrie alimentari, industrie farmaceutiche, condomini e case di cura. SEA 2.0. Sanificati si nasce. 4. Numero perfetto. Come 4 sono gli spettacoli del nuovo abbonamento quadrifoglio del Teatro Troisi di Napoli. Paolo Belli, I Ditelo Voi, Massimiliano Gallo e Viaggio Izzo. Al Teatro Troisi, il 4 è il numero perfetto. Nuovo Dacia Jogger, fino a 7 posti. Bigger, cooler, Jogger. A marzo gamma da 5 euro al giorno, sia da 150 euro rata mese. Scoprilo anche domenica. Si stanno andando a sciogliere le gambe, a prendere un po' di aria, che con le mascherine, insomma, la signora che prima ha avuto un pochettino di defiance perché insomma con le mascherine 2 ore è difficile stare, fa caldo, comincia a fare caldo, insomma, speriamo che tutto a posto sicuramente. Allora volevo ribadire, i biglietti per il Teatro Troisi, per il Peppy Night al Teatro Troisi sono finiti, quindi purtroppo, però facciamo un applauso al sold out, c'è il sold out sempre fino alla fine, però se volete ci sono ancora dei posti per il gran finale, l'ultima puntata del Peppy Night al Teatro al Palapartenope del 2 aprile, sabato 2 aprile. Ci tiene tanto il nostro produttore, insieme a Paolo Torino e Claudio Maffi, che è Pino Oliva, che sta a casa col Covid, e guardate com'è tenero. Praticamente a mezzanotte festeggia i suoi 50 anni. Auguri. In Dolly Solis. Quindi. Ma perché deve essere così? Veramente, quando uno proprio non sa più che cosa. Con Covid, Ruan, tra i fattoni proprio. Mo. Sei cattivo. Una volta sei un murenne, ne davo tu compleanno ai 50 anni. Pino, ti vogliamo bene, buoni 50 anni in mezzo, perché veramente. No, mezzo, però. Quando poi sarai bene, sarai, diciamo, negativo, noi festeggeremo tutti insieme e ti faremo il regalo che meriti, cioè niente. Non allora, è vero, no. Non è vero, meriti tantissimo, Pino Oliva! Dai, gran finale, gran finale! Allora, ciao la Ficcio! Disse, allora, dopo Possassole, dopo Gomorra, sono preso in mano un'altra Ficcio. Perché ho visto che le cose si stavano un po' sussollando e allora l'ho tolta da Rai 1, me la sono stata in faccia a me. Signori, al Peppy Night, la prima puntata della prossima stagione ed è L'Amica Geniale. Benvenuti all'Amica Geniale. Prego. Grazie. No, non sono per te, sono di scena. L'Amica Geniale è io e... un altro amico mio, stiamo andando a chiedere la mano di Lilla e Lenuccia. Io sono io e il mio amico è Frankie Prox. Mare, profumo di mare, con l'amore che voglio girare. Ecco padre, mare del cielo e del mare. Ma c'è tra... Grazie, grazie. Ma sempre un stesso sito. Chi ste tengo? Ripeto, non mi fa domande, mi mette a figure niente. C'è qualcuno che non sa. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non hai. Sarà, un posto al sole ancora ci sarà.
Ci fatta pure a memoria stavolta, no. Vai. Hai sbagliato settimana, chi sarà la settimana passata? Posso al suo. E me lo vado a mezzo. Sono sfastinato, sono un volubile. Come lo vado a mezzo? Posso al suo, già me ne sfastinato. Immagini che lui lo fa a 25 anni. Mi sono sfastinato in mezzo a uno. Ma tu lo vado a me. Vai, in mezzo a uno fuori, posso al suo, fuori. E perché non... Mi Beppe Procopio. Aspetta, aspetta, non è fornuto. Ma perché... Perché chi l'ha frittello? Ma frittelli mi ha detto mai. Ma non l'ha retta a frittelli. A mezzanotte. Ma là lo vedo di nomi. Secondo me possiamo andare un po' più. O dalle giorno Santa Claus. No. A un lunedì teniamo un gambo affittato noi. Santa Claus, Santa Claus. Si hanno rubato un motobim. Chi sono stati scissionisti? Ma se rubo motobim, chi sono sua decisione? Ma chi sei comore? Tu ti hai cagnato figa, che le prime? No! Manca che le prime? No, non mi piace sempre se si come. Voglio ma t'avvisare, mannaggia, mi sei. Ma t'avvisai, non ce la faccio più. Allora. No, voi vada, adesso ho fatto un struzzo vostro qua. Voi vada a decidere. Non è possibile che nessuno mi renda noto di quello che succede. Là c'è un autore, ci sta. A voi, no. Mi devi dire io che personaggio devo fare. Che fiction è questo? E perciò ti stavo non sa manca dice. Che resta fiction? E chi che si stai dicendo? E perciò tu che si dice? Conclusione. E vuoi parlare? Parla! Stiamo facendo l'amico geniale. Peppe e Procopio sono i nuovi pretendenti di Lila e Lenuccia. No, io non ma mi sono entrambi i genitori sono stati molto chiari. Se i due non si trovano un lavoro, per loro non c'è speranza. Ci siamo trovati una fatica. Non mi ha visto una puntata, ma guarda a me perché non c'è niente. Non mi sono visto una puntata. E poi vai a Osimo! Peppe suggerisce a Procopio di andare a parlare con Stefano Carracci, l'ex marito di Lila, nonché noto salumiere del quartiere. Stefano Carracci. Buonasera. 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 Ho mangiato duetti di prosciutto al salumiere. Mio figlio lo salumiere mi sono venuto a fare spesa. Ah, salumeria mio, qua figlio lo salumeria mio. La sua salumeria. Non mi dà scudato, fate. No, neanche mi chiederà isso. Noi cominciamo a diventare duetti prosciutto, un po' di auricchio e poi ci ma diciamo di mo posso mi spendere pure i soldi prima. Se ti chiediamo tu anno, cane, facciamo capire. Ci avete un lavoro? No, è un po' più congiù. Allora, voi nella vostra salumeria avete tutte le occupazioni attappate, cioè a... Cioè, si sia da fare una consegna, mica potete lasciare voi la boteca. Assolutamente no, infatti ci vuole un bello guaglione che fa il consegno. Un bello guaglione, hai ma pare che non ne ho caso. Quindi, o no? No, non siamo... Come non siamo noi? No. Fa per i cussi, fa. Due cose non ci stanno, guaglione e bello. Fa per tu sai fare guaglione, non so nemmeno. Fammi capire tu che sai fare. Voi ci capì? E allora venimo prosciutto la canna! Ma chi sono pisciavino? Che c'è? Papo pure che ci fa solo pisciavino. Alice! E fa la stessa cosa pure un prosciutto. Perché non vi chiudete la salumeria e vi aprite una pesciolina? Morimo là. Tu deve essere, però dare per un cucino. Attenzione! Perché con lui c'è anche Antonio, l'ex fidanzato di Lenuccia. Ma che si fidanzati? Capite che è? No, io non mi ho visto una puntata perché... Ma manchi? Anche tu? Manchi? Poi li faccio sto fare. Volesse capire. A volte faccio un boss al sole, ma non ho mai visto una puntata, mai. Ma pure Peppy Night, non è che... Manchi? Ma tu sai come ti avrei... No, allora... no, ma pure le repliche, mi firmo proprio... Ma non ce l'ho fatto, sta parlando! Tieni udienza! Però c'ha comune. Andò, tu sei stato con Lenucci? Io sono stato con Lenucci. Come ti sei trovato? C'è una chiato... carattere. No, in realtà eravamo ancora troppo piccoli. Però ma Vaglione quando hanno detto? Ma che la Vaglione è cresciuta. Fine dice. Ah, ci visto che la Vaglione è cresciuta a me, però mi hanno dato a me. Proprio in quel momento che è cresciuto, mi fai fare prima e seconda stagione. E proprio i pensieri. Lo so io perché. Ti hai fatto troppo vecchio, mo va buono per noi. Tu quanti anni hai? Mo 34. 34 è vecchio. 34 è nuovo, sei un nonno mio. Attenzione, perché le grida di Procopio hanno spaventato le clienti, costringendo Stefano Carracci a licenziarlo in malo modo.
Te ne hai da licenziato. Allora, te ne hai un frate perché è vissuto così, se spaventa il signore parlo capitano dei prosciutti, per favore. Allora, noi proprietari della salumeria, bravo, siamo indispettiti con te, bravo, non ti devi comportare così. Bravo. Tutti ah. noi carracci di via Caraccioli. Ma tu non sei Caracci, pure tu. Io. Però è di via Caraccioli. Allora, faccio io volevo vendere le lici, non è che ho dato le voci per le Peppe, Peppe ha un consiglio per Procopio. Sì, a Procopio di andare a chiedere aiuto al proprietario del più bel negozio di scarpe del quartiere, Marcello Solara. Vai, va. E che? E che ti stai schiattando avanti? Non è comico. Te lo fai cacciare pure a chi si è guardato a assumere. No, volessi capire chi è, perché non si è vista una puntata. Non si è vista una puntata. Non si è vista una puntata. Sono molti più vecchi. Lo dici qualsiasi cosa. Peppe Iudice, quindi non ho possibilità. Una cosa da capire. Cacum manni. Ok. Zanza. Ce l'ha giritti? Ok. E il site, ma chi è su solo? Però, considerando i tempi che stiamo vivendo, le scarpe non si vendono più. Io avevo trovato Bruno Furguncino per gli arregnare bombolo Roggas. Però, per pigliavo posta e sono figlio dello sindaco, quindi non è come. Non si può fare. E allora non si può fare. Ci hanno inventato una cosa. Ma tu invece le scarpe, tu sei proprio uscinato con si scarpe? Oppure un bella piscivendeleria? Anche. Perché lui è il migliore nel suo mercato. Fa sentire. Alice! La voce è importante. Cagozzi. Però è una bella voce. Però è una bella voce. Sono povero anche Jesse. Anche lui è chi Alice! Anche lui è chi Alice! Ma scusa, perché? Anche lui è chi Alice! Ma perché lo butto prima alla polacca? Per tenere fresca la liccia. Ma è tutto inutile. È tutto inutile perché in realtà Lila e Nenuccia sono innamorate dell'uomo più bello e intelligente del quartiere, quello che loro hanno definito l'amico geniale. E chi è? Salve. No. Ma la forma tu però ci arrendiamo, mi perde forza, io non mi permetto, noi avevamo capito un'altra cosa proprio. No perché no è a forma, grazie, no è a forma, vieni, firma sì. Tutto ciao. Arresta chi? Arresta, tu sei l'amico geniale. Sì, geniale. E che tieni geniale? E che tieni per esempio di geniale? Le baffecco. Baffecco. Ma è pure tutto al contrario. Effettivamente, cioè, però chi la ci ha azzeccata così. Allora, volete fare qualche domanda di cultura generale? Lui sa tutto. Lui è l'uomo perfetto. Ma come se siamo cagata la vita? No, tranquillo. Sì, lui sa tutto, intelligenza generale a 360 gradi. In quali anni si svolge l'amica geniale? A febbraio. Se ci fai cosa era febbraio. Posso fare anche una domanda? Che cosa ha fatto per conquistare il cuore di Lila? Mezzavi. Ha fatto mezzavi. Sintetico. Vuoi fare qualche domanda anche di cultura generale, matematica, storia, geografia? Lui sa tutto. Sì. Ma perché? Tu perché? È perché sono qua. Ok. Dici un attimo, enuncia il teorema di Pitagora. Vai. Bigaggo. Picano rente. Che triangola, l'aria sulla panzia. Cateti. Se callare la panzia, no da come? Cateni. La somma. La mossa esatta. Se non buffa, somma. Somma, somma. La somma dell'aria sui cateti. Somma dei cateti, l'aria è uguale. Uguale con l'aria. L'aria uguale con l'aria. Sull'ipotenusa. Ma come hai fatto la capacanda? Vabbè, allora risci tu. Allora, qualche domanda di geografia. Prego, accomodati. Accomodate. Sì. Dove si trova l'Ucraina? Dove si trova l'Ucraina? Vicinato qui. Vicinato. Ma che sai tu? La carta geografica. Tu solo che lo vedi? Dove si trova Cerra? Vicino alla Turchia. Ma bravo.
È molto purtroppo, un attimo. Purtroppo il dramma è dietro l'angolo. Procopio scivola inavvertitamente sui binari della Vesuviana. È al quale tratto però? E muore sotto un treno. Ma perché nell'amica geniale è morto? È morto, no, no, è morto. È morto, è morto. È morto, è morto. Vai. Tu non l'hai visto. Ma passò un treno. Se l'hai scazzato. No. No, no. Sfuma così l'unica occasione per Procopio di cambiare la sua vita. Peccato. Ma quella ci sono. Peccato. Ma ci sono. Peccato. Peccato. Perché ci sono treni che passano una sola volta. Una volta è matta pigliata proprio a me questo treno. Quanto ti fermo? Ma che, capito perché l'ha chiamato Vesuvoi? Perché no, è stata a me sotto. Aspetta, forse ti può salvare l'amico geniale. Si può fare qualcosa per salvare a questa persona? No, ma quanta confidenza. Dategli una medicina. Che medicina può vendere? La trapilina. Ma che è la trapilina? Non esiste la trapilina. Allora ripeti con me. Un pinnolo. Al pinnolo. Ma girate canale, veramente. Posso morire come un eroe? Sì. Posso morire come un eroe? L'eroe. Ma volessi capire, se avessi una roba. Ah, certo. No, aglio, questo c'è qui. Che se va a bar. Che se avessi una roba a bar. Che Mi ricordo che la massa Andrea dice che non ci sono fatto. Pubblicità. Dici che si va a zacciucchi. Come vuoi morire? Io lo stavo dicendo, vorrei morire da eroe. Volessi morire come Masaniello. Ma che era l'unica battuta che collegava con il finale. Perché dobbiamo cantare per il finale del Peppi Natti questa sera. Popolo Po con Antonello Rondi. Antonello, vieni! Vieni a per me! Amore no, c'è dorose volone, campioncine, le carcelle appicciate, poche timbre e belle canzone, come prima lo voglio avere. Una malanone, gusto e cende, voglio bella città, li riceveva coppe e cambassai con la riotta, stasera che figliola che ci tocca, popolo po! Ammussa, ammussa, zicca, zicca e bocca, dove ne vuoi? Stasera da figliola caccia tocca, papà, papà. Ammussa, ammussa, zicca, zicca e bocca, dove ne vuoi? Sì. Schiari giorno, trombette sfiatate, cento strappo, sorate sbattute, coppe in mazza, la pesa attaccata, morte suona, ma bella pare. Rombo col sole, sponde a dorme, mai a namorà, ti dice a copparire, campa assai, cavariotà, sul nome c'ha figliola, caccia tocca, popolo, ammussa, ammussa, cazzi che bocca, dove ne vuoi? Su namme c'ha figliola, caccia tocca, popolo, ammussa, ammussa, zicca, zicca e bocca, dove ne vuoi? Antonello Rondi, al Peppi Night! Veronica Sivioli, le Sex and Sud! E gli amici miei, questi grandi attori di questa fiction che sta spopolando, l'amica geniale, grazie assai, Francesco Mastandrea! Un maestro! Bravissimo! Il maestro vitale, la storia!
Un grande saluto a Francesco Mastandrea e tanti auguri di buon compleanno al nostro fratello Pino Oliva. Grazie assai, buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo alle 20 e ci auguri a tutte le donne. Auguri a tutte le donne. A una bella fresh film. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Turned around and said, walk this way. Dal Teatro Troisi di Napoli, Peppe Iodice in Peppi Night Fest, la seconda dose. In collaborazione con... Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Bava, Opportunity Shop. Caffè Motta, facile farlo buono. Validoso, semplicemente prodigioso. E te, insieme a te. Gruppo Center, al tuo fianco dal 1976. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Playtime, buoni sempre, buoni da sempre. Il Ruspante, passione per la qualità. Alba Detergenti, nato per il bucato, ideale per tutta la casa. Picano Rent, noleggio auto, moto e furgoni. Doha, Denim Industry. Techmade, sempre un passo avanti. Cambialabolletta.it. SEA 2.0, sicurezza ambientale.